Buonasera, ben trovati a TV7 Match, consueto appuntamento politico del gruppo eh, TV7. Vedrete lo studio ad eh, a festa perché ovviamente tra poco sarà Natale. Noi questa sera abbiamo qui vicino, anzi io qui vicino a me, una maestra importante di un gruppo importante che lo vedete, lo vedete dietro le quinte nel monitor che è nel nostro studio 2 eh, perché anche noi come la RAI, come Mediaset abbiamo tanti studi, ci lavoriamo e eh, il nostro editore ci lavora tutta la settimana quindi eh, davvero abbiamo anche noi tante belle cose. Abbiamo la eh, maestra Michela Marchiori del gruppo In Notte Nere, sì. grazie di essere qui con noi. A allora andiamo questa sera, visto che è, è un periodo natalizio, abbiamo invitato questo gruppo Io vi ringrazio che siete venuti a trovarci. Un gruppo che è nato nel 1996, ci racconti un po' la storia? Sì, la, il coro gospel In Notte Nere è nato nel 1996 da un gruppo di amici, amici appassionati di gospel e ha avuto subito come obiettivo quello di fare della buona musica, musica di qualità, ma soprattutto ha l'obiettivo di sostenere iniziative di solidarietà. Infatti i nostri, quasi tutti i nostri concerti hanno come obiettivo raccogliere fondi proprio per fare concretamente del bene. Domani infatti a Veggiano... Eh, cantiamo per un'associazione norvegese che è Project Haiti eh, che ha una scuola a Port-au-Prince e eh, siamo molto felici perché da un anno che sosteniamo questo progetto eh, diciamo che quel popolo purtroppo ha subito un grave terremoto e, e nel 25 ottobre poi è passato anche Sandy l'uragano per cui si sono trovati veramente in difficoltà quindi, al di là di questa manifestazione, cioè, voi fate tutto per beneficenza. Poi, dove andate in questo periodo natalizio? So che siete impegnatissimi, può anche sì, fare una panoramica, così il... chi vuole venirvi a vedere certo. può farlo dove. Siamo il 26 a Posina, Laghi di Posina, è sempre alle 9, una rassegna di cori. Noi chiudiamo questa, questo incanto di Natale, si chiama Il concerto. Poi, siamo il 4 di gennaio invece a Campo San Martino. Sempre in chiesa, e il 6 di gennaio siamo invece nella chiesa di Niga. Bene, vi auguro davvero un inbocca lupo. Un buon Natale a tutti Grazie. voi. Questa sera ci farete tre pezzi, ma io metto di chiedervene qualcuno perché nei pezzi. Io sono curioso di un pezzo che poi è vecchissimo, però è sempre piacevole ascoltarlo. Siamo Grazie Michela, faccio un in inbocca lupo a tutto il coro, che vedo emozionatissimo, perché è la prima volta che vanno in diretta a televisione. Quindi sì. un in bocca al lupo a tutto il coro questa sera, tra poco lo ascolteremo. Si può accomodare nello studio 2, prego. Grazie. Allora iniziamo subito a presentare, inizio a presentare gli ospiti perché il tema avete visto i padroni dei partiti. Questa sera parliamo dei partiti di Monti che andate a Tranquillinale, parleremo eh, di tante belle cose. Voi da casa, come di consueto, potete seguirci, potete mandare messaggi e potete telefonare assieme al professor Ermanno Case, il nostro editore. Buonasera, professore. Buonasera, Giorgio. Saluto eh, Sabrina Di Napoli, consigliera provinciale di Italia di Valori. Buonasera. Buonasera a lei. E una giovane Giulia Narduolo, che è candidata alle primarie del PD. Grazie a essere con noi, è il debutto anche lei televisivo. È vero. Buonasera. E quindi le auguro anche un in bocca al lupo per le future votazioni e le candidature Bello. alle primarie. Invece, chi non nuovo da noi a Raffaele Zanon, dirigente nazionale PDL, va bene Raffaele? Per ora sì. Per Perché ora non si sì. capisce mai, dovresti andare via, dovresti... No, no, io sono già, ormai ho già fatto la mia scelta, però ovviamente ci sono atti doverosi nei confronti del partito d'appartenenza, comunque sto già eh, prospettando anche qui a Padova nel Veneto la scelta nei confronti di fratelli d'Italia, del centro-destra nazionale che la nuova formazione ha messo in campo da Ignazio Larussa, da Giorgia Meloni, da Crosetto, da Elisabetta Gardini, ecco tanti nomi che sicuramente dicono che qualcosa di nuovo nasce nel recetto destro. E dopo ne parleremo, saluto Alessio Morosin, Indipendenza Verita, buonasera. Buonasera, Grazie io, pre con io noi. preciso che non sono di un partito ma di un movimento, Perfetto. perché è una cosa diversa, poi magari cercheremo di dire come e perché. Saluto Paolo, benvenuto, me lo so scritto, segretario regionale di Fondazione Provinciale, provinciale, provinciale. ma non messo regionale, questa stavolta Paolo Beh, non riesco mai a beccarne provinciale, uno. Provinciale, provinciale, provinciale. Avevo fatto più grande ancora. <coughs> va vabbè. Non non importa non va importa. bene vi saluto con noi sempre il nostro economista Massimo Alberti buonasera. buonasera Massimo grazie come sempre di essere con noi saluto Elisabetta Corazza buonasera Elisabetta io saluto te Giorgio do il benvenuto ai nostri ospiti e ai telespettatori che invito a partecipare attivamente al programma come sempre potete chiamarci allo 049 80 777 53 potete mandarci sms al 345 33 41 171 oppure potete seguirci su facebook vi ricordo che anche tv7match come tutta la programmazione del gruppo TV7, eh, potete seguirla anche eh, via internet su, eh, su, TV, su PC, smartphone e tablet, basta che vi colleghiate al sito wwwgruppotv 7com e che cerchiate l'apposita sezione live. Bene, grazie Elisabetta, allora, pronti dallo studio 2 della, della sede del eh, gruppo TV7, pronto il coro in note nere, prego. Quindi davvero grazie di essere intervenuti con noi. Allora, eh, professore, prima di andare a vedere il servizio d'apertura, abbiamo messo il titolo I padroni dei partiti. Questa sera il, eh, Monti è il Monti, andato eh, dal Quirinale, ha dato le dimissioni. Eh, volevo iniziare con lei perché si chiude un anno difficile: si chiude un anno eh, per tutti gli italiani, per la gente davvero impegnativo. Che cosa si prospetterà? Quando le faccio questa domanda mi dice sempre: Non lo so se sapessi eh, cosa accadrà, però eh, parlando oggi con degli esponenti politici. Mi dicevano, mi hanno detto anziché l'anno 21, ci saranno tantissime novità. ecco Che previsione possiamo Beh, ogni dare? Anno, ogni anno ci, ci riserva novità, soprattutto in questo periodo. Eh, diciamo che siamo alla fine di un ventennio estremamente faticoso dove la Rep seconda repubblica non è riuscita a generare nulla di buono e quindi c'è stata una tentativo di creare due partiti di riferimento per l'Italia in realtà invece è diventata soltanto una rincorsa verso il potere. Si sono create soprattutto in questo periodo un insieme di situazioni che hanno creato il, il disgregamento dei partiti, ma soprattutto in questo periodo si è venuto a creare un momento in cui ciascuno ha voluto creare il proprio partito personale e tutti sono entrati in campo. Il buon esempio l'ha dato a suo tempo Berlusconi che ha fatto il suo partito e non è mai riuscito a fare il partito degli italiani o della destra italiana arrivando al punto di disgregare completamente la destra. La... Ah, seguendo questa traccia naturalmente molti altri hanno seguito la stessa strada e quindi ci si siamo trovati di fronte a dei partiti che corrispondono a delle persone fisiche, cosa inusitata in politica. Sì. Credo che sia patrimonio comune il fatto che i partiti nascono per esigenza di un gruppo, di un pensiero politico, di un'esigenza di una parte del paese e questo partito deve rappresentare una massa, un numero più grande possibile di persone che si aggregano per riuscire a portare avanti un'idea di politica e di gestione del bene comune. Questo non è successo in questi vent'anni. Si è arrivati al degrado progressivo per cui piano piano i partiti sono disgregati e ognuno ha fatto il proprio partito. Quindi oggi diciamo che la maggior parte dei partiti sono partiti di padroni e non partiti rappresentativi della società. L'altro aspetto fondamentale è che a questo e su questa onda è stato creato una legge elettorale che solidifica questa situazione e quindi è stato, è stato creato quello che fu chiamato dall'autore stesso della legge il porcello. E quindi il titolare del partito elegge i suoi boiardi e li mantiene. E i suoi boiardi hanno come riferimento il capo. L'unica possibilità che hanno i boiardi è quella di, è quella di eh, ricattare il, il capo del partito, il padrone. E da questo ricatto abbiamo visto come si è disgregato il PDL a suo tempo, perché chiaramente chi non ha il potere, il potere viene delegato il capo alla delega di tutti i poteri, l'unica maniera per contribuire a diminuire il potere del capo è quello di ricattarlo e allora il costo diventa notevole. C'è la corsa alla vicesegreteria di un partito piuttosto di una corsa alla, a qualche ministero, a qualche sottosegretariato. Questa è la situazione in cui ci siamo arrivati in questo periodo, in questo momento, dove i partiti e padroni sono la stessa cosa, cioè ci sono dei padroni dei partiti. Dei partiti. Ed è questa, diciamo, che è la cosa assurda della politica italiana. Questa introduzione credo meriti un'ampia eh, discussione, perché poi alla fine vi faremo vedere anche i padroni dei partiti, quelli più importanti, eh, che sono eh, ovviamente che dirigono i partiti eh, qui in Italia. Dunque, un pensiero prima di andare nel servizio di apertura. La farezza ha un discorso, il concetto, e il professor Mano Casi dice qui eh, i partiti ci sono i padroni dei partiti, perché. Anzi, chiedo alla regia se mi può far vedere la scheda, così possiamo. Possiamo già iniziare a ragionarci. Eh, noi abbiamo fatto una scheda. Se poi avete qualche altro da aggiungere, eccolo qui: il partito e il padrone del partito. Abbiamo iniziato col PDL e il padrone è Silvio Berlusconi. Eh, il Movimento 5 Stelle e il padrone è Beppe Grillo. Italia dei Valori e Antonio Di Pietro, il padrone. Andiamo nella pagina eh, successiva con eh, la Lega che è stato fino a ieri Umberto Bossi. L'UDC era Casini. O da Casini adesso si sono uniti con altri. Sel e Nicchi Vendola. Gli altri due che abbiamo. Messo Adesso noi arrivano a quello qui, Gianfranco cioè Fini, Radicali, Marco Pannera. Se avete qualcun altro da aggiungere eh, ditemelo. Margherita. Margherita che, che, eh, no, che non c'è più, per quello però eh, eh, ma era, era Rutelli, Beh, no, no. Rutelli. I soldi ci sono ancora. L'abbiamo pagata, se non altro. Però, lui, però nel concetto Raffaele Zano che ha espresso eh, nell'introduzione del professor anno case e eh, noi abbiamo fatto questa pagina mi sembra che della verità ce ne sia anche Beh, da vedere. vendere. Anche al partito di Monti? Parliamo quelli che sono stati, la storia. Allora, insomma, 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 adesso eh, c'è anche il partito di Monti e bene, quindi dobbiamo... Deve, deve, ancora, deve ancora decidere, diciamo. perché Monti parlerà domenica alla, alla, al popolo italiano e così capiremo se lo farà o no questo partito, però lui domenica parlerà. La tentazione parlerà. di Monti, se posso anticipare, è quella di creare la nuova democrazia cristiana. Ecco, se questo, però deve dirlo e, e deve ancora dirlo e lo dirà, e se lo dirà, lo dirà domenica quando parlerà all'italiani. italiani. Ora non abbiamo fatto un'analisi di quelli più conosciuti. Raffaele Io non, non ho visto, però no, sinistra... per esempio il PD che comunque ha i suoi padroni, cioè non qual so... è il padrone del PD? La sinistra beh, me lo perché la sinistra sinistra sicuramente beh, rappresenta la linea del PD di... la storia, Raffaele, la storia però dice, io non voglio e non sono io voglio dire che concordo in parte con quanto. Con eh, quello che riguarda la, questa, questa, questa schermata, perché è chiaro che eh, chi è libero, chi eh, proviene da un percorso politico come sottoscritto, eh, non ha mai mh, voluto eh, sottostare a, a padroni di sorta. E eh, in questa realtà c'è una cosa che manca. Eh, dal PDL all'Italia dei Valori al Movimento 5 Stelle con diverse gradazioni sicuramente è mancata una, una democrazia interna quella forma di, di, di democrazia e di confronto interno eh, a cui questa politica fatta anche di televisione fatta anche eh, di, ehm, di mancato confronto vero e reale eh, ha portato poi i partiti a ridursi a Diciamo, uh, l'immagine eh, di Tizio, di Caio di Sempronio, quindi io sono convinto che eh, non sono uno stagico dei vecchi partiti, però nei partiti, eh, quelli eh, legati diciamo, a coloro che hanno fatto la storia della democrazia in Italia, c'era un confronto reale, c'era eh, un dibattito anche acceso, ma eh, c'era anche una sezione delle classi dirigenti che attualmente non c'è. Infatti si è dato corso a formule elettorali come la legge elettorale su so concordo con la, la visione che ha creato delle classi dirigenti fatte di nominati, fatte del eh, senno senso. di poi però se no di poi di chi ha militato nel PDL dalla sua nascita fino ad oggi io, io, come io, dire dovrebbe ma, esserci un accento di autocritica io ho sempre detto queste cose perché se non una persona libera gli ho sempre detto ti sfugge ma io ho, sem di no, no, ma io ho sempre, detto sempre detto, perché, sempre detto deciderà berlusconi deciderà come, no, no, io non no non ho mai detto andato su tutte le questioni comprese le elezioni il sindaco di Padova io capisco che tu sei già in campagna elettorale io non sono in campagna elettorale però Zanoni ha sempre detto all'interno della forza politica alla quale appartiene il suo parere, anche quando era nel movimento sociale italiano, dove c'era molta più democrazia certo. che nel PDL di Berlusconi. Sì, C'erano le correnti, certo. era un partito certo. condentibile. Certo. Dove c'era uno scambio, un confronto culturale che magari su questo versante eh, non c'è. Ma al di là di questo. Proprio per questi motivi, proprio per la mancanza, e io per esempio all'interno del PDL ero stato uno di quelli che ha chiesto con forza le primarie non per emulare la sinistra, ma perché ritenevo che, ritenevamo che ci dovesse essere un nuovo corso, che ci dovesse essere un aggiornamento della classe dirigente e che si dovesse andare oltre Berlusconi, perché credo anche che Berlusconi, che sicuramente poi centro-destra ha fatto molto, eh, dovesse lasciare il passo a una nuova generazione e su questo. C'è stata anche diciamo, la rottura la divergenza di idee. Oltretutto, non ho condiviso, e io sono stato uno di quelli che l'ha detto chiare lettere, l'appoggio al governo Monti e, e con molti e ho ritenuto e in questo momento sto facendo la scelta di eh, creare una formazione politica che parta proprio dal concetto mai più esperienze Però, come quella di Monti, ma è più esperienza come Monti. Vorrei nella parte del iniziale del ragionamento, poi parliamo anche di Monti, delle sì. prospettive del governo, anche perché ripeto abbiamo molte cose da dire. Però io rimarrei in questa tabella che abbiamo visto, che poi è stata anche eh, la presentazione del professor Manu Calcio a dire, eh, ma è possibile che in Italia un partito politico eh, deve essere eh, dipendente da un padrone? E questa è la domanda che io pongo. Certo, certo vorrei, vorrei rimanere... No, nel mi, pare, mi pare che sia importante. Io ho un pensiero da esprimere che è questo, che va a, se mi consente, a canalizzare il dibattito con un fondamento che è la norma costituzionale. C'è una norma della Costituzione italiana, la cosiddetta la più bella del mondo, no? che eh, ieri eh, Sergio Romano ha detto che quelli che hanno... Così si sono spellati le mani ad applaudire l'attore Benigni che l'ha decantata, in realtà si stanno preparando a sentire le campane da morto. Sergio Romano, non un velleitario, ha detto così. E ha ragione: perché mentre celebriamo questo documento, ci dimentichiamo che in tema di organizzazione dei partiti c'è una norma, l'articolo 49 della Costituzione, disapplicato da 64 anni. Che nessuno si è premurato in qualche modo di attuare anche in questo periodo. Per cui abbiamo i partiti nominali o abbiamo i partiti delle lobby che è la stessa cosa, o i partiti ideologici che è la stessa cosa, perché anche se non abbiamo il nome, abbiamo un'ideologia che è radicata su una situazione, diciamo. In è la stessa cosa secondo me, comunque in ogni caso abbiamo, è, è il abbiamo, esprimo un'opinione, eh. abbiamo una realtà che è sfuggita al controllo generale, perché non si è mai data attuazione alla norma dell'articolo 49 della Costituzione, la quale diceva che, cosa? che i partiti devono essere organizzati in metodo, con metodo democratico, non ce n'è uno che si sia preoccupato, che si sia dato cura, di organizzare il partito con metodo democratico c'è una parvenza di democrazia nei partiti ci sono aspetti correntizi o di interessi o di lobby che da sempre hanno prevaricato quella che era la spinta della rappresentanza dal basso a cominciare dai militanti a cominciare dai militanti perché e potremmo fare un'infinità una di esempi eh, sappiamo come sono regolati i partiti, quali strumenti di organizzazione interna si sono dati, che cosa si è fatto. Per esempio anche la legge elettorale citata dal professor Casen è stata voluta dal centro-destra e dal centro-sinistra, ce lo siamo dimenticati, era l'obiettivo di Veltroni nel 96. Con concordato con Berlusconi per creare i due grandi perché. Così eh, sembrava il futuro della seconda repubblica, invece ci hanno portato in un ginepraio che è peggio della prima. Almeno si diceva una volta che, per esempio, la democrazia cristiana mandava in Parlamento delle persone preparate e quindi. Voglio dire, partendo dal basso con dei filtri di qualità e di consenso, si arrivava ad aggiungere i livelli di responsabilità parlamentare quindi di persone. Quindi, oggi abbiamo nessuna democrazia e anche degli analfabeti in Parlamento. Abbiamo sen... visto delle cose recentemente in televisione che hanno dimostrato che siamo nelle mani di, di persone disperate di nessuna cultura. Di pochissima democrazia, nominati perché erano evidentemente persone più obbedienti di altre o che andavano bene al padrone. Ma nel ragionamento dei padroni? Quindi, il ragionamento è che non si è mai riassumendo, attuato l'articolo 49 della Costituzione, quindi questa è un'Italia che vive di illegalità nelle norme fondamentali Bevenu, e per questo è fallita in ogni senso e non ha prospettive di essere cambiate. Paolo siamo, che sorrideva. Siamo, siamo di notte e tutte le vacche sono grigie o nere come diceva qualcuno no? però nelle cose, la, la realtà non è è questa: ci sono partiti che non sono contendibili o non erano contendibili e partiti che sono contendibili attraverso regolari democratici congressi o attraverso altre forme, come ha dimostrato recentemente anche il Partito Democratico. Non siamo tutti uguali. Cioè, ci sono partiti che hanno degli statuti molto rigorosi, delle norme molto rigorose che vengono applicate e che impegnano tutti, sia sulla gestione dei bilanci, sia sulla gestione delle economie interne, sia sulle spese elettorali e tutto quanto, che hanno norme rigidissime per quanto riguarda l'elezione dei gruppi dirigenti a livello locale e nazionale e altri che non ce ne hanno. Cioè, questo è, non è che siamo tutti uguali. Cioè, dire che siamo tutti uguali significa fare genericamente l'antipolitica. Questo oggi è un genere, una merce che viene venduta facilmente Nessuno nel mercato. rinunciato alle borse no, elettorale. nessun mercato. Ma cosa, no, io l'ho as ascoltato. Sì, sì, sì. E non no, ma tanto ho, e per non, aiutarla. No, no, ma, eh, no, ma questo problema non ce l'abbiamo perché noi viviamo solo delle risorse della nostra militanza come Rifondazione comunista quindi il problema nemmeno si pone, però, anche se fosse. Il rimborso elettorale, io credo, quando un partito è in regola e si presenta alle elezioni in maniera democratica, è un fatto di eguaglianza di, uh, eh, del punto di partenza. Perché vede, io non posso competere che sono un sul piano delle spese elettorali con il partito di Montezemolo o di Elkan, hm, che si sta costituendo adesso. Perché il mio è un partito di operai e di pensionati, di giovani studenti e di precari. E credo che nella democrazia ci sia anche questo aspetto, anzi, anche nella democrazia perfino liberale. Ecco, quindi, passiamo, però il punto politico che mi interessava sottolineare esempio là, nel Partito Democratico non c'è rifondazione comunista non no, il Partito Democratico come diceva Raffaele per correttezza eh, di formazione giornalistica eh, Lo sapevamo, diceva ah, eh, Raffaele allora, Pensani, allora, però allora quando, è quando, anni, allora, il punto è, allora quando si parla di partiti allora non si può fare un discorso in generale, bisogna dire che ci sono dei partiti carismatici che hanno avuto o hanno dei leader carismatici attorno a cui si raccoglie anche un consenso sono organizzati in un certo modo, e ci sono partiti invece che seguono diciamo, un'altra linea, un'altra pratica, so, hanno un sistema democratico di formazione dei gruppi dirigenti e sono contendibili, cioè, sono, come nel nostro congresso, si protrappongono delle candidature per la segreteria. Altri come, come il PD fanno le primarie e abbiamo visto la contesa per la segreteria che è stata una contesa vera. In, in altre realtà avviene attraverso congressi di base democratici, circolo per circolo, sezione per sezione, dove si votano dei documenti, quei documenti raggiungono un certo numero di delegati, questi delegati poi si confrontano ai congressi regionali e nazionali. Sabrina di Napoli. Tutto prego. democratica. Sabrina di Napoli tra i valori. A, eh, adesso vediamo a Antonio di Pietro come padrone. Usiamo questo termine, ovviamente no, no, non è, è carino. No. Però Io non parlerei di, di padrone, carese, parlerei non... di leader carismatico. Leader carismatico, come... come... Eh, però, sa queste idee eh, eh, carismatici come eh, dice lei, se vanno via, eh, le faccio un esempio: Silvio Berlusconi aveva detto che lasciava, è rientrato e ha preso 5 punti, cioè, voglio dire, hanno un peso importante all'interno del partito e quindi anche Di Pietro avrà un peso importante all'interno del sì, partito. Sì, però bisognerebbe anche eh, guardare. Eh, la visione che abbiamo oggi di questi eh, partiti guidati da una persona forte, anche nell'evoluzione di quella che è stata un po' la politica, perché se noi ci soffermiamo soltanto sull'esito di un processo che è un po' la degenerazione di questo momento politico, no? che poi ci sta portando al, al fatto che... Questi grandi, eh, questa politica gestita attraverso una comunicazione pubblica che necessita comunque di leader carismatici per affrontare la comunicazione, di fatto si risolve nel fatto che Berlusconi ha fatto il suo partito, eh, Di Pietro ha fatto il suo partito, ma la politica la si fa attraverso la televisione, attraverso eh, i mezzi di comunicazione avanzati e non più da una spinta alla base come era una volta. Eh, ci fa capire molto di questo, di, questa, di, di, di questo stato di cose. Noi dobbiamo dire, facciamo brevemente delle tappe fondamentali, perché noi abbiamo avuto una politica, eh, la, politi, la famosa politica liberale che fino al 1913 Michia, mh, era, era gestita da pochissime persone, perché si andava a votare solo i maschi e per censo. Poi c'è stata la riforma giolittiana che ha aperto al suffragio maschile e soltanto con la Costituzione sono, sono tutti quanti, tutto il popolo ha potuto andare a votare. Contestualmente, anche sull'onda della grande rivoluzione che c'era in Europa, abbiamo avuto eh, la eh, forza e la potenza del, eh, del grande Turati che ha fatto il Partito Socialista Italiano, dall'altra parte, eh, abbiamo avuto Sturzo che ha eh, creato la Democrazia Cristiana, e comunque sono i leader. Storici di due partiti, ce li ricordiamo tutti, no? Poi ci sono state varie evoluzioni dal, dalla costola del Partito Socialista, poi c'è stata la dipende, separazione. Dipende da chi. Questi mi scusi, eh, mi lasci finire. Questi sono grandi partiti di massa perché grandi partiti di massa? Perché avevano una chiara ideologia di riferimento. Avevano tantissimi iscritti, e è, è evidente che quando tu hai tanti iscritti, ti giochi come giustamente diceva Benvenue. La eh, possibilità di eleggere il tuo leader in base anche al carisma stesso del leader che contende, cioè è una democrazia effettiva quella che c'è nel partito. Ma lei lo sa oggi quant'è la percentuale di popolazione iscritta ai partiti? Eh, glielo dico io, una cosa ridicola. Allora, nel mio partito, se una sezione ha 300 iscritti, faccio, faccio per dire: no? E 10 li ho portati io, 10 li hai portati tu, 10 li hai portati tu, 10 li hai portati. Ma, di che cosa stiamo parlando? Andiamo a fare il congresso che elegge la persona, che elegge il leader, che poi va in regione, che ele Cioè è evidente che questo, questo livello di democrazia all'interno del partito, anche se è, fo è formalmente corretta, è comunque qualcosa di molto casalingo. In realtà i partiti di seconda generazione, li, chiamiamoli così, come quello di Di Pietro, ha creato nel loro, hanno creato qualcos'altro nel loro statuto, hanno creato, come spiega peraltro molto bene Almagisti in un suo libro sulla, sulla politica, questa relazione proprio per il fatto che il partito non, non è più un partito con una base popolare ampia, no? Non, no. cioè il partito che ha l'iscritto che va in sezione e che, eh, e che ci mette tutto se stesso a costruire Beh, ma ci ancora, realtà. Eh. ci sono ancora queste ci realtà. sono ancora perché ma io non sono mai stata iscritta a un partito prima di tagliare di i valori però penso che non, non, non Ci sono ancora, ma non a livello in cui c'erano. Posso fare una domanda certo. fredda? Io capisco tutte le belle parole che lei mi sta raccontando. Però se eh, domani Di Pietro dice io non mi candido più, secondo lei il partito di Italia dei Valori ci sarà ancora oppure no? Io, ehm, Italia Perché dei Valori. La domanda it, it, che. Sì, sì, sì è, è, è una questa? domanda giusta e lecita. Lei. Noi di Italia dei Valori abbiamo deciso di andare a congresso. Tra l'altro, segnalo a tutti che Italia dei Valori nel 2010 ha fatto un congresso, ma no, perché molto spesso ci hanno detto che eravamo come, le come la Lega e come il PDL che non avevamo mai fatto il congresso. Noi nel 2010 siamo andati a congresso. E io credo che sia molto importante, però. Quando si va al congresso in un partito, definire anche quali sono i valori e non soltanto le regole. Perché abbiamo. Ehm, mi viene sempre in mente la eh, Repubblica, ehm, la Germania di Hitler, dove Hitler andò al potere con delle regole chiarissime, però di fatto poi nel, ne, nella questione ne del. del dei valori c'era qualche problemino no? quindi non è soltanto la democrazia interna ma conta anche capire che no. cosa rappresenta un Sto partito storicamente non è così Hitler andò al potere e fu eletto a maggioranza e soprattutto dal partito popolare appunto Ed era, scusate il partito di centro non il partito popolare andò, ma completamente andò legato potere. poi fu la notte di Coltelvo no 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 poi ci, fu, ci fu, una, un, fu richiesto al Parlamento di dimettersi e tutti si dimisero: la maggior parte del partito di centro non voleva, ci fu anche un tentativo di suicidio da parte di uno di questi rappresentanti del partito di centro. Il partito di centro era la Democrazia Cristiana Anteguerra in Germania. Ecco, no, ma... Una scena che vi posso raccontare è che quando i rappresentanti del governo uscirono dalla, dalla sede del partito e andarono verso il Parlamento, c'era una fila di AA che prendeva a calci sul di dietro questi parlamentari, e fu il capo del partito di centro a obbligarli a dare dimissione a, a favore di Hitler. Certo, però ci racconta molto bene anche Anna Arendt Però di Napoli io devo sì. fare il giro per tutti. Lei mi deve dire la domanda, l'ho fatto lei la risposta. Me <ride> lo no, mi volevo dia... dire se che, se che, mi dia... che, eh, che era assolutamente legale la persecuzione degli ebrei, in Germania era, perse... era assolutamente legale. Prego. No, solo dica. rispondere, senza, di, senza eh, il leader di Pietro. Ci sarebbe ancora l'Italia dei valori nel ragionamento del tema della trasmissione poi. Io credo, io credo, io sì credo che ci sarebbe no? sì. E sì. eh, io ho qualche dubbio, eh, qualche dubbio, eh beh, eh... questo è un dubbio suo, sì, però se no, lei mi chiede no, di rispondere no, io ho dico fatto di bene. sì, perché ah. altrimenti se io dicessi di no, vede, no, direi che Italia dei Valori è di Pietro, no, no, è invece vero, io vero. penso di essere un iscritto di Italia dei Valori e un rappresentante di per Italia dei Valori? Valori che valgo in quanto me stesso, non vero. in quanto di Pietro, vero, anche se all'inizio allora. all è stato così. All'inizio io sono stata eletta non per i voti di Sabrina di Napoli perché nessuno conosceva Sabrina di Napoli. Io sono stata eletta per i voti di Antonio di Dette Pietro. E Petro, certo. e Giulia Raduolo. Sì, mh, per quanto mi piacciono anche gli excursus storici, visto che la storia è anche una delle materie che ho studiato all'università. Eh, però, mh, ecco, vorrei parlare del, dell'attuale. E, e Quando mi sento dire. Quando vedo lo, lo sparo ad alzo zero sui partiti che sono tutti uguali, che non c'è democrazia interna, che non c'è, allora io sono qui proprio perché il PD appunto non è in quella lista che abbiamo visto. Perciò io eh, mi è stato chiesto da eh, una serie di persone, soprattutto giovani all'interno del PD e non, eh, penso ragazzi che studiano all'università, comunque che sono attivi. Eh, anche all'interno delle, delle organizzazioni eccetera di candidarmi alle primarie e voglio dire eh, le primarie negli ultimi eh, dunque sono dal 2007 che noi appunto le, le facciamo eh, sono la, la vera novità del panorama politico quindi e siamo l'unico partito che finora le ha fatte perciò insomma non eh, come dire, non accetto neanche una, una semplificazione così, e, e, e assolutamente eh, quello che diceva Benvenue è, è, è la realtà che noi, come Partito Democratico, e so che appunto anche all'interno del Partito della Rifondazione Comunista, eh, viviamo proprio come attività politica di, di, di partito con un confronto interno, confronto che. Uh, se è troppo aspro perché è troppo aspro, se non c'è perché non c'è, c'è sempre qualche motivo per cui alla fine ci si critica anche, eh, però effettivamente queste ultime primarie del, per la scelta del candidato Premier, che comunque sono state primarie di coalizione e non primarie di partito, eh, queste invece del 30 di dicembre eh, per cui ci stiamo preparando saranno primarie eh, di partito per la scelta dei. Eh, dei candidati al Parlamento ecco quello che si diceva prima del Porcellum eh, anche qua abbiamo eh, pur in una ristrettezza di tempi tremenda perché vi assicuro proprio i, i militanti e i dirigenti che, si, che stanno preparando anche dal punto di vista burocratico perché insomma non è che andiamo là a fare una pagliacciata eh, mh, tutto quanto perciò con una mobilitazione di volontari per i seggi eccetera, la raccolta firme per le candidature e tutto eh, in una ristrettezza di tempi così insomma mh, trovo che appunto, sia la dimostrazione che non c'è uh, una volontà di, eh, eh, di andare al di là di, queste, mh, di, questa, di questa legge elettorale che è stata sempre stigmatizzata e anche qua però. Quindi all'interno del PD non ci sono i padroni, siccome abbiamo fatto vedere. Eh, in, oppure ce ne sono PD? più di uno? è La domanda la faccio sempre in tema inerente all'argomento alla, all che stiamo trattando. Cioè non ce ne sono, perché anche nelle primarie Bersani non è quando è stato messo per fare le primarie un po'. Eh, diciamo più favorito di Renzi, eh, tutto il partito voleva più Bersani che Renzi, cioè, eh, oppure era tutto alla luce del sole come ha eh, sempre detto quelli del Partito Democratico? Beh, intanto il PD, eh, appunto vedo anche riportato in questa immagine qua, è l'unico eh, partito in cui non c'è il nome del leader sul simbolo, quindi questa è una cosa che Bersani richiama sempre e che, eh, e che mi piace tenere ben presente. Eh, il PD da quando è nato, dal 2007 eh, ha passato eh, tre segretari e appunto adesso c'è stata una primaria per, eh, molto contendibile come si diceva prima per la scelta del candidato premier per cui eh, appunto due candidati del PD, tra l'altro eh, è stata fatta una discussione all'interno dell'Assemblea Nazionale e eh, della direzione per cui è stato derogato lo statuto quindi anche qui si diceva prima eh, ci sono dei documenti però posso fare documenti? una domanda no? perché lei è una, eh, una candidata giovane eh, quindi a, dirà che ne ha in bocca al lupo però eh, mi viene da pensare <coughs> mh, ci sono Bersani e Renzi tutta l'Italia dice basta con i politici vecchi è inutile continuare con i Berlusconi con i D'Alema con i Veltroni sto facendo di nomi okay. a caso mettiamo qualche giovane to. ti mettono un giovane all'interno del stesso parenteto dicono ma guarda quello lì non è mica del PD è più di Berlusconi, più di un altro, cioè all'interno dello stesso partito del PD si diceva, si dice che Renzi non era della linea politica del PD ma era di un'altra linea politica. La domanda che le faccio dopo questa prefazione non è che magari certe volte quando si mette uno giovane, lei è una giovane, qualche problema i vecchi del partito eh, glielo fanno pesare? Beh, eh, il turnover... Perché ho questa impressione, eh. vogliono i giovani però quando li mettono... Voglio dire, eh, allora il turnover è, è fisiologico, io credo. Eh, in questo caso, eh, allora, personalmente, eh, personalmente mi è stata data un'opportunità eh, e appunto l'abbiamo costruita ovviamente. Eh, non, non stiamo andando allo sbaraglio perché sì, eh, io sono qui, però appunto, sono eh, portavoce, diciamo così, di, di, di un gruppo di persone, di una collettività, mi piace chiamarlo così, sarà anche uno dei punti dei punti chiave della, di quella che sarà la brevissima campagna elettorale, di fatto abbiamo solamente 3-4 giorni dopo Natale, e quindi mh, non è vero che non c'è spazio per i giovani, e, mh, ho visto in questi giorni in cui appunto si stanno, ci stanno creando le varie candidature tra, che in giro per l'Italia. Non voglio essere prete, però giovani non ne ho viste, eh. all'interno del Parlamento, all'interno dei parlamentari, onorevoli, deputati, tutti senatori, ma anche ragione c'è, però all'interno così del Parlamento partito un giovane io qui non ne vedo nemmeno uno perché se andiamo da forse vendola è il più giovane di questi perché Berlusconi, eh, Bossi e Casini, forse vendola è il più giovane di quelli eh, leader che vedo eh, che dirigono un partito giovane non ne vedo. Poteva essere Renzi uno di questi però eh, non l'hanno messo, cioè voglio dire, eh, sono tutti datati insomma eh, modalmente con più esperienza, con più... o oh no Massimo Alberti? Sì. Eh, da noi, un presidente come John Kennedy non, non lo sappiamo. È un po' difficile, abbassato. questo è. Eh, eh, una, una battuta iniziale. Eh, Oppure la... Obama, che è giovane che Obama mm, insomma, Sì, vabbè. Troppo, troppo giovane. Una battuta sulla sigla iniziale, sul coro di Alleluia. Mi è venuto il dubbio che fosse collegato alle dimissioni di Monti. Eh sì. Eh. <ride> ma dove ci, ci sono stati ringraziamenti allora, per la profezia di Marte. Detto dei questo, dei ma sul termine padroni, io sono particolarmente contento che l'abbiate adottato nella, proprio come titolo della trasmissione, perché qualche settimana fa, non tanto tempo fa, avevo apostrofato come padrone di un partito, proprio Silvio Berlusconi, provocando l'ira funesta di un deputato PDL che finì poi per abbandonare lo studio. Vedo che il termine non era così. Buttato a caso, mi pare. Eh, un conto è il padrone del partito, e un conto è il leader carismatico, il confine è abbastanza netto. Il partito azienda, il partito sulla persona. Adesso esprimo il concetto facendo un esempio. Eh, Enrico Berlinguer credo che tutti se lo ricordino come un leader con grande carisma, che fossimo d'accordo o no con quella, la sua politica, ma la sua leadership carismatica riconosciuta da tutti, credo che nessuno abbia mai identificato il PCI di allora con Enrico Berlinguer. Quindi credo che padrone, come fisica, sì, come, come padrone e leader carismatico sono due cose diverse. Eh, detto questo, credo che i padroni dei partiti in Italia, i, i partiti ad personam, chiamiamoli così, siano un'anomalia italiana, una delle tante anomalie italiane. Se posso ancora un minuto vorrei allargare la Camera su questo concetto, perché anomalie italiane ce ne sono tante, una è, è questa, ma noi per avere il tema esatto. Della, della posta in gioco dobbiamo ricordare le altre anomalie italiane, enormi, questa è importante, ce ne sono delle altre. Allora, intanto abbiamo avuto un premier per 18 anni che era l'uomo più ricco d'Italia e il quasi monopolista dei media e questa è un'altra anomalia italiana. Allora, ma non, non ci fermiamo qui. Noi abbiamo le mafie che sono la prima azienda. Dell'Italia, la prima industria italiana, anomalia che pesa tantissimo su tutti i cittadini italiani. Un'altra anomalia è avere la presenza di uno Stato vaticano che nel bene questo e nel male condiziona tantissimo il vivere di tutti i cittadini italiani. Altra anomalia è il debito colossale di questo Paese, il debito pubblico che ci portiamo dagli anni '80 in poi. E una brevissima riflessione: gli Cosa anni 80, dire i giapponesi? No. Eh. ma non è solo il debito. Io ne ho elencate diverse di anomalie. Aggiungo anche questa in mezzo ai pesi. Questa è la posta in gioco, ma arrivo a concludere velocemente il pensiero: i giapponesi ce l'hanno più alto di noi, sì, ma le altre anomalie nostre non ce le hanno. Stampano denaro i giapponesi. Stampano denaro, ma non è bastato neanche quello, tanto che un professore americano aveva teorizzato la teoria dell'elicottero, voleva passare con un elicottero pieno di dollari e buttarli sulle città giapponesi perché spendessero, chiaramente una provocazione, per dire quanto era ferma la macchina giapponese, ma oggi è la macchina italiana che è ferma. La macchina economica italiana. Concludo questo pensiero perché poi si potrebbe parlare di visione fiscale, di corruzione, ma lo stesso governo Monti è un'anomalia, perché un governo tecnico, un governo per definizione è politico e prende decisioni politiche come ha preso il governo Monti, quindi chiamarlo tecnico. Poi sostenuto da un guazzabuglio elettorale, perché chi l'ha sostenuto e chi è andato all'opposizione l'ha fatto solo per calcolo elettorale. Faccio questa panoramica velocissima per arrivare a una conclusione dal mio punto di vista. Con tutti questi problemi sul tappeto, prima avete mostrato, se non ricordo male, un'inquadratura all'alba della Terza Repubblica. Mi pareva ci fossero Andreotti, Berlusconi. È smizioni. un mister X, no? Non era questo, era questa, sì, è quello, è quello, qui, è quello, qui, è quello che Allora, L'alba eh, è, è di per sé un concetto di rinascita: sorge il nuovo giorno. Io oggi non vedo attori che mi diano da cittadino italiano la speranza di avere in quel punto di domanda un uomo, un'idea, un, un, un gruppo di persone che si possa coniugare Credo col concetto di alba. Eh. Qui ci vorrà molto tempo, Giorgio. Abbiamo tanti problemi che presuppongono una politica in grado di guardare lontano, di non fermarsi al bilancio del trimestre. Non ne vedo in campo. Vabbè, ne parleremo subito dopo la pubblicità riascoltando anche in ottenere. Dunque Elisabetta se ricordiamo i numeri per interagire con noi avete capito l'argomento davvero interessantissimo perché i partiti dovrebbero, come diceva il buon Alberti, eh, sistemare un po' l'Italia, però lui dice ci vuole tempo, ma il tempo c'era una volta, i tempi di Andreotti ora il tempo non c'è più, almeno il tempo di una volta credo Alberti non ci sia più, oggi è tutto frenetico, è tutto oggi per domani nel lavoro, nella vita, nel... è cambiato tutto insomma rispetto a una volta. Eh. Dico Solo una cosa, ma se si scardina la scuola, si minano le basi di una società, e, ma non voglio allargarmi Professore, troppo. Professore, lei è un economista, magari ci risponde dopo, però vorrei che mi rispondesse a questa domanda perché io me lo chiedo... La dopo, dopo, dopo la pubblicità, dopo la pubblicità. E io dopo... me lo chiedo in continuazione e, secolo, e la mia risposta è sempre negativa, ma può un partito con una tradizione come il Partito Democratico Andare a sostenere un governo come quello di Monti, a, dicendo sempre apre il livello. Ma ci deve essere una netta divisione della linea economica, secondo me. e, e, e può, può pensare di poter sostenere invece una linea economica come quella montiana, che è secondo me assolutamente contrastante nella misura in cui cerca il rigore invece che la spinta diciamo, per lo sviluppo economico. Secondo me ci dovrebbero essere due grandi famiglie che vanno all'elezione. È la famiglia liberale e la famiglia socialista. E ognuna di queste famiglie porta con sé un'idea diversa. Nella, 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 nella soluzione dei problemi di questo paese pubblicità per me è questa la cosa che non si Pubblicità a chiedo a tutti più ra rapidi nell'esprimere il vostro pensiero Elisabetta ricordiamo i numeri per, per interagire con noi e poi al rientro andremo ad ascoltare il gruppo Gospel di Nottenere. Prego. E ascolteremo anche qualche telespettatore da casa che si è già prenotato. Bene. Continuate a farlo, potete farlo chiamandoci allo 049 80 53 oppure potete mandarci sms al 345

Alla, a Michela Merchior che è sullo studio 2 rigorosamente in diretta magari da casa che non pensiate che sia registrato noi ve le facciamo vedere eh, a, al microfono chiedo alla regia eh, la Michela dallo studio 2 del eh, Giro, allora io sento le canzoni siete bravissimi però io devo passare due telefonate Michela però dopo c'è una canzone che voi dei gruppi eh, gospel eh, l'avete fatta rifatta che è una canzone ormai che tutti l'avranno sentita e voi nei vostri programmi ormai la mettete o non la mettete che è o è eh? io adesso passo le due telefonate poi mi raccomando un pezzettino me lo fate di questa? Ma certo volentieri Va bene allora passo le telefonate poi voglio sentire un pezzettino di Happy Day Va bene allora sentiamo la prima, chiedo eh, scusa che i nostri ospiti Questa sera visto che è Natale fra un paio di giorni Dunque facciamo un po' Massimo Alberti, un po' una trasmissione diversa politicamente eh. Credo che poi eh, questo gruppo musicale davvero eh, meriti il massimo rispetto Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Caro direttore, buonasera a lei e ai suoi ospiti, buonasera. sono Italo e telefono dalla ritrovata provincia di Padova, vorrei andare tu. a finire con Rovigo, con Verona, ma le ritelefono dalla provincia di Padova. Ha visto visto intanto, che le, 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 le intanto, province non sono state ancora tolte, anzi. È, appunto allora confermo che telefono dalla provincia di Padova, certo. senta intanto le auguro Tanti auguri, le faccio tanti auguri di Buon Natale, lo auguro anche agli ospiti e soprattutto vi voglio ringraziare perché con le vostre trasmissioni ho passato un anno molto intenso. Ecco, io te lo la fermo un secondo perché io la ringrazio di quello che sta dicendo. Non eravamo d'accordo con i telespettatori perché ci sono molti telespettatori che ci telefonano anche in questo periodo di switch off, del cambio canali, dello stato che ci aveva portato via dei canali. Il mio editore, fra poco lo vedete inquadrato, che si è impegnato in maniera, e non sto rufianandomi credete, si è impegnato in maniera importantissima sia a livello economico che anche di energie per andare avanti con questa baracca, uso questo termine da solo, nessuno ci ha aiutato, nemmeno i partiti un po' non ci hanno aiutato e ci hanno messi lì, comandano le grandi televisioni Rete 4, Canale 5, la RAI 1, Mamma Rai, Mamma 2 e invece c'è moltissima gente magari anche se non siamo nell'Auditel e, e qualcuno ci toglie anche da lì che ci guarda e ci stima e ci apprezza per il lavoro che svolgiamo quotidianamente, un impegno economico perché non abbiamo la pubblicità che, eh, che raccolgono le emittenti che ho citato prima, ecco, io vi ringrazio, continuate a seguirci perché ecco, sì. lo sforzo termino Italo perché mi, mi ha dato l'occasione di farmi, eh, di spiegare questo alla gente, io vi ringrazio davvero di cuore continuate a seguirci perché noi abbiamo bisogno di voi e un po' voi avete bisogno di noi, quindi io ringrazio Grazie all'editore. E ringrazio anche voi, e soprattutto voi che ci seguite, continuate a farlo, alzate la voce, perché le televisioni locali devono rimanere. Vi prego, do un consiglio, lo imploro, non lo faccio mai, però Italo, lei e tutti quelli che ci stanno ascoltando, alzate la voce, perché abbiamo il diritto di esserci. Sì. Lo chiedo anche i politici, perché si mettono in mostra nelle zone locali, che devono far di tutto perché le televisioni locali rimangano dove sono. Grazie Italo per aver dato questo spazio. Comunque direttore, direttore comunque volevo dire... Siccome lei ha adoperato l'espressione baracca, mi permetto di dire che è una gran bella baracca. Mi piace soprattutto il titolo di questa sera I padroni dei partiti, perché io volevo fare una brevissima considerazione. È vero che abbiamo dei padroni dei partiti, ma quello che mi rende basito di questi padroni è che alla fine di tutti i discorsi tutti cercano. Un Deus ex macchina che sarebbe il professor Monti, cioè quello che mi fa impressione è che qui non siamo di fronte a dei padroni di partiti statisti, ma abbiamo dei padroni di partiti un po' circensi da una parte, un po' venduti dall'altra, e hanno bisogno, chi è a destra, chi è al centro, chi è a sinistra, di fare riferimento a questo personaggio che ha un ruolo importantissimo proprio perché i padroni dei partiti non hanno nessun ruolo etico, morale, di conoscenza della politica di strategie politiche e soprattutto qui è privo di padrone il centro, il centro-destra e la destra che sono assolutamente senza padrone in questo momento quindi volevo dire mi dispiace per questa situazione politica e, e, e in riferimento ad alcuni vostri ospiti per esempio c'è un avvocato esponente di indipendenza a Veneta lui parlava di movimento io volevo dire a questo signore di cui seguo anche le idee televisivamente parlando che noi non abbiamo avvocato bisogno. Di movimenti. Gli italiani sono pieni di movimenti nei loro corpi però un medito, però, non italiano. che risolva un problema politico basta con questi movimenti. Il centro, la destra e il centro destra hanno bisogno di un leader carismatico, vero. Beh, perché di questo ha bisogno il popolo, basta con questi movimenti, tanti perfetto. di una struttura eh, politica che la Italo. gente ha bisogno di un partito politico. Per esempio c'era, poi volevo se mi concedete, c'è un signore del partito comunista. Abbiamo altre telefonate te titolo, sei è rapidissimo sì, lo faccio scusa, concludere. Le, le chiedo scusa sì, una, una cosa sola, guardi, lui faceva riferimento al finanziamento pubblico ai partiti. Io gli ricordo che quando c'era un vero signore nel partito comunista che si chiamava Enrico Berlinguer, che era anche ricco di famiglia. Non c'era nessun bisogno di finanziamento pubblico ai partiti perché il signor Enrico Berlinguer aveva oltre 10 milioni di lavoratori iscritti a quel partito e si faceva dare da tutti quelli che percepivano soldi dallo Stato perché facevano attività politica il 50% degli introiti. Non c'era assolutamente bisogno di finanziamento pubblico confermo ai partiti. Confermo che lo facciamo perché... anche adesso. Le confermo perché che lo facciamo. Le, con... le confermo che, le confermo che continuiamo a farlo. Le vi conti... fermo che continuiamo a farlo. Io devo salutarlo. Abbiamo... No. Grazie, 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 grazie a, voi, a tutti. Buon Natale Italo, passiamo all'ultima telefonata perché due hanno già messo giù. Sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Nicola, provincia di Padova. Prego Nicola. Volevo fare due considerazioni. Allora, visto che questo paese ad oggi è un paese da rifondare, a mio avviso. La soluzione, cioè la medicina, sarebbe che questo paese per essere rifondato necessita di una persona innanzitutto non ricattabile, una persona pulita a 360 gradi, che possa automaticamente rivoluzionare e ribaltare questo paese come dovrebbe essere fatto. La seconda considerazione e termino è che eh, riguardo diciamo, alle considerazioni dei vostri ospiti, è tutto giusto, tutto condivisibile, tutto condivisibile però c'è una cosa da dire, che tutto ciò che non viene considerato da chi di dovere è nullo. Perfetto, è stato chiaro. Grazie, buon Natale anche a lei. Buone, allora, vacca, beh, buone feste anche a voi. Grazie, ma non si dà la parola. Visto che volete vedere, però prima avevo promesso al coro: lì che aspetta ma sullo che studio eh, Fermi. Eh, se me lo fate vedere, la Michela con il drogo. Non l'avevano preparata, questo ve lo garantisco. Io ho chiesto io, no? Così, dunque, ci fanno favore. Se è una canzone eh, allegra, almeno dal mio punto di vista, Happy Day, da tanti anni, credo la conoscete tutti, vero? Zé non la conosce anche sì, lei, vero? Facendo. Allora, mi fa un pezzettino: <ride> siete pronti? Prego, Michela. Oh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. happy day. So leave a happy day. Vero? Mi sta ascoltando Michela. Allora, sono felice, non so se mi sta ascoltando, eh, perché mi sentono dallo studio 2, eh, perché ripeto siamo in diretta. Vi faccio i complimenti perché questa è una canzone che voi non l'avete nel repertorio quando ormai, visto che è conosciutissima. Però quando la cantate mi piacete, perché sorridete tutti. Siete l'allegria in persona, davvero bravi, bravi, bravi. Poi vi sentiremo in chiusura, grazie. Grazie al a Sembra sì, bella questa canzone. È un po' la contrapposizione della, della politica italiana. <ride> almeno un po' di allegria, <ride> perché ascoltare, ascoltare la politica si sente seria. sicuramente la fisicità, manca... E poi anche un po' il sorriso. Cioè in realtà eh, la, la... si è intristita la politica italiana credo che questo... Perché manca la partecipazione, le abbiamo dette tutte le cose, però secondo me una, una valutazione, e un consiglio ce lo dà anche. Qualche questo, sorriso, questo, eh, qualche, questa canzone qui. È vero o no, Qualche sorriso insomma, È vero no, è vero no Dico, qualche sorriso nella politica. Sì, sì. sì ci vedo vorrebbe, che già ma... lei è concentrato nel ragionamento di prima, eh, vedo già che ha di barzellette. No, vorrei perché si sta facendo un po' di confusione tra eh, partiti che sono legati anche, come la maggior parte dei partiti, anche in America, a lobby e partiti dei padroni. Questo è una tipica, un tipico fenomeno italiano, cioè dentro i partiti non ci devono essere iscritti. Eh? Allora, quello, la, la spiegazione che ha dato la di Napoli, l'analisi che ha fatta è perfetta, non è riuscita però a chiudere il cerchio. In questi partiti non ci vogliono iscritti, non è che non ci vanno, non ci devono essere, perché se ci sono possono determinare un cambiamento. È chiaro? Allora, se il, 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 PD, iscriversi il, iscriversi. il PD. Sì, ma Berlusconi non, apre le, ah, non sottoscrive nessuno. È di qualcun altro. Eh, non è che non ci siano gli iscritti al Popolo della Libertà, non è che non ci siano stati congressi. Ai livelli provinciali della propria libertà, perché qui sennò si dà c'è cioè l'idea che ci sono, il partito che non discute, che non si non confronta. Non c'è una campagna che su questo tipo di partecipazione c'è da discutere, non esiste perché se c'è un confronto reale sui temi. come si faceva una volta, sono abbastanza vecchio per ricordarmelo una campagna di iscrizione al partito, sollecitare la gente, i giovani, iscriversi al partito, a dire la propria dentro le sessioni, dentro, dentro tutti i vari organismi che fanno parte del partito. Quindi il partito era una forma piramidale di organizzazione, si partiva dalla base e poi si levava al vertice. Quando si parla di Berlinguer, lui erano dei, dei rappresentanti eletti democraticamente all'interno del partito era sicuramente carismatico come erano stati molti altri prima, altri molto meno, ma dipende dalla persona chiaramente. Ma qui non abbiamo questa possibilità in questi partiti che abbiamo elencato perché non c'è nessuna volontà da parte dell'organizzazione del partito che nasce dall'alto, non dalla base, di poter accedere e quindi il padrone decide chi saranno i candidati. E tanto è vero che la sfaldatura del PDL in questo momento è perché tutti quelli che temono di non rientrare, alcuni, non tutti, ma una buona parte, che temono di non rientrare nelle grazie del padrone, si organizzano diversamente e abbiamo la sfaldatura del partito. Ma sostanzialmente non c'è una base che sceglie, perché è vietata la scelta della base, perché è il padrone che decide, tu, tu, ma... Niente più di Berlusconi. Sì, che... Ma siamo professore anche il Gruppo 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle. No, è diverso, no. è un fenomeno diverso, Però... non lo so se si conformerà in quella maniera. Sta di fatto che Berlusconi aveva i suoi avvocati, i suoi commercialisti, i suoi dipendenti all'interno del partito e con questo ha fatto il partito. Non è che è andato in cerca della, delle persone di buona volontà che, che contribuissero la maggior parte, quelli che stavano al vertice. Erano questi, dopo c'erano anche gli altri e questo è il fenomeno che ha rotto quella struttura che c'era nella prima Repubblica dove i partiti erano fatti dalla base. Poi di Napoli c'è spiegazione, Narduolo, amici, devo parlare anch'io. Diamo un po' tempo, chiedo gentilmente a tutti di dare tempo anche agli altri di poter parlare, no. ma così poi la è una però, risposta spiego. che va in sintonia con quello che diceva il professor Kasen, ma anche con quello che diceva la candidata alle, alle primarie del, del PD. In realtà, anche il PD si dà un'organizzazione interna che io non nego, c'è cioè come accennava prima l'amico di, di, di Fondazione. Il fatto è che nessuno di questi partiti che ha avuto l'opportunità anche di andare al governo, compreso il PD, in questi vent'anni la colpa va ripartita equamente perché più o meno otto anni e dodici, più o meno se la sono divisa questa seconda repubblica come tempi di governo, nessuno ha mai proposto una legge che disciplinasse. La vita democratica dei partiti come chiede la Costituzione? Nessuno, non mi risulta se qualcuno ha l'idea mi dica quando è stata presentata una legge. E se ci fosse stata una legge in questo senso per l'attuazione della partecipazione democratica dei partiti al loro interno, quindi che i cittadini potessero essere protagonisti anche all'interno della vita dei partiti. Non avremmo avuto bisogno, probabilmente neanche della legge, ma per carità, gli statuti si gli dà ognuno come vuole. Non avremmo avuto bisogno, ma, professore, neanche, neanche, neanche ne di grino. una legge sul conflitto degli tra interessi, sì. la stessa legge sul conflitto degli interessi che la sinistra sia sì presentato quella, ma l'ha presentata con una visione antagonista perché si doveva sconfiggere un avversario. Quindi utilizzare anche lo spazio della proposta. E legislativa come una proposta in contrapposizione A. In sostanza questo è uno Stato, professore, che è fallito. Infatti io dico, io sono convinto, sostenitore, e rispondo anche a Italo che ne ha fatto un accenno. Per fortuna che c'è un movimento che si che ha un obiettivo e un progetto che è positivo, perché noi non siamo contro l'Italia. Quando parliamo di indipendenza e non parliamo più di partiti, parliamo di un movimento che ha un obiettivo che non può essere appartenere ai partiti. Perché noi non siamo un partito. Il Movimento ha come obiettivo l'indipendenza del Veneto per realizzare una realtà indipendente e sovrana in questo territorio. Sì, però c'è troppo frazionamento. No, se no, no, no. Fare si... movimenti ma guardi, viene... se lei veni... ci segue, e questa televisione io ringrazio che ci dà l'opportunità, io ieri sera ero in un paesetto, una frazione qui vicino a Campo d'Assego, un paesetto da 800 abitanti, c'era una sala di 130 persone. L'altra sera a, a, a Barcondi Vedelago, un altro paese, 700 abitanti, una sala di 110 persone. cioè Stiamo riempendo tutte le sere. E chi lo sa, a Minerbe, Verona, sono stato 15 giorni fa. Il consiglio comunale, strapieno, non riuscivo, sono arrivato in ritardo, non riuscivo neanche a fendere la gente che c'era fuori. A, a Tezza e sul Brenta, ho indicazioni, negli ultimi 10 giorni. 550 persone presenti in una sala, stiamo riempendo, stiamo facendo la democrazia dal basso perché la gente non crede più ai partiti italiani, è un fallimento di metodo, di sistema. C'è cioè, stato un articolo di un magistrato di Cassazione che si chiama Alberti, credo come lei, e, 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 no, chiedo scusa, Berruti si chiama e, Giuseppe Maria Berruti, ospitato dal Corriere della Sera, il quale ha detto che è la norma che è stata tradita. È un fallimento perché c'è la, la, la violazione della legalità costituzionale a tutti i livelli. Non esiste più lo Stato. Ma di cosa parliamo? Non esiste più lo Stato. La gente non ha più fiducia. Delle elezioni Sicilia, nelle elezioni in Sicilia il, la maggioranza è di chi non è andato a votare. Il 51% non è andato a votare. Questa è la, la realtà. Ma che cosa ci aspettiamo? Oggi sentivo un imprenditore per ragioni di lavoro. Mi, mi definiva delle situazioni drammatiche, drammatiche, situazioni irreversibili ormai. Tutti si prevedono, gli imprenditori più seri, che nei prossimi sei mesi i partiti non risolveranno nulla perché avremo un disastro economico. Ho Ma ho le capito, dico di più e finisco, e finisco con questa nota io sono rimasto colpito 15 giorni fa, leggendo il Corriere della Sera, che è un quotidiano, credo, di, 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 di rispettabile fonte il quale ha dato una notizia che mi ha sconvolto, ha dato fornito un dato a livello italiano, stanno chiudendo anche le SPA attive, il, tre, il, tre, mi lasci finire, il 3%, per buono, per cento, a buono. livello Veneto dicono che sia almeno all'8%, la prospettiva che nei prossimi sei mesi chiuderanno e finisco. Società in attivo, cioè che non vedono l'imprenditore serio, è quello che, che viene lontano. Ma che, che alternativa sta dando ai cittadini europei? Allora noi dobbiamo spiegare alle persone che è bene che partecipino alla vita politica e perché infatti. la grande distorsione che poi abbiamo, oltre a tutte quelle che lei citava, professore, è anche. Il fatto che, ad esempio, mentre negli altri paesi, ad esempio negli Stati Uniti, corre il presidente del, della, della, delle, degli Stati Uniti d'America candidato, perde, basta, ha finito. Non è che si ricandiderà la prossima, alle prossime elezioni lo fanno per direttore, direttore di qualche ente. Lo faranno direttore di qualche ente, Perché però, sicuramente no, 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 qui, non lo fanno no. nemmeno no, direttore no, di qui qualche lo fanno direttore, qui, qui non solo lo fanno. Noi abbiamo un problema perché cambiamo i nomi dei partiti. Ma non cambiamo le persone che dai, fanno non politica. Di ma non è, è questo il figlio, il figlio. Ma, ma, ma mi faccia il piacere, dai, dai, lei prende, lei piacere, prende dai, come. come lei sta prendendo assolutamente la, la cosa Bolise, minore. C'è stata la rivolta di un di quel di partito che ha Per, per non qua. far pensare le persone Sono usciti tutti quanti è proprio i vostri consiglieri del movimento. Sono usciti. Come hanno fatto la stessa cosa con quelli di Bossi delle persone persone su che vogliono cose. fare politica, lei mi sta interrompendo perché non vuole che lo dica. Invece, voi ascoltatelo bene perché più gente fa politica. Più c'è la possibilità Narbonne. di cambiare dal basso questo paese, Narbonne. altrimenti non ci si riuscirà Napoli, mai. Io continuo a dirlo a tutti gli ospiti che vengono in questa trasmissione. Mi scuso. Io, no, no, prego. Io, eh, no, Eccolo, non era, era interrompere. Io volevo dire. E manca io, anche l'altro, eh, però Morosini, eh, chiedo il Presidente. Sento tutti i ragionamenti che si fanno in questo studio che sono coerenti con tutti: eh, che la politica sbaglia questo, sbaglia quello. e Poi la gente ci chiama e ci dice: Ma Giorgio, avete dei politici lì? Sono loro che devono cambiarla, eh? Siete voi che dovete cambiarla. Eh? La gente a casa vi sente dice. Ma ho capito, no, ma, lei, ma tutti dicono siamo noi, oppure abbiamo i rappresentanti della Lega che dicono siamo stati al governo, però non contavamo, eh, però sono rimasti al governo che non tanti anni. Cioè la domanda che la gente si pone dice: bene, belle trasmissioni in tutte quelle che vanno i politici. Però alla fine siete voi che decidete, Narduolo, o no, non siete voi che dovrete decidere il futuro dell'Italia e degli italiani. Appunto, quindi quando si parlava prima di struttura piramidale di partiti che si faceva riferimento prima, eh, voglio dire non è vero che non esiste più, torno a ripeterlo, ma evidentemente. Eh, mi sembra che si parli senza conoscere effettivamente la questione, cioè voglio dire, il Partito Democratico parte dai circoli, che, eh, i circoli eh, fanno i loro congressi, eleggono il segretario provinciale, la direzione provinciale e, e, e via dicendo, quindi voglio dire più piramidale di così, ci sono gli iscritti, si, quando si decide di fare le primarie si decide di aprire anche agli elettori e gli si chiede di sottoscrivere poi... Eh, anche una dichiarazione di, di, eh, appunto per cui sono elettori di centrosinistra, eh, anche cioè, a Penati. Quando, che l'avete fatto a sto scrivere? Sì, Penati, difatti, è stato messo fuori dal partito. Quindi, voglio dire, se eh, c'è qualcuno che eh, si macchia di, di, di qualcosa, eh, non è che siamo lì eh, così eh, a, a nascondere la testa sotto la sabbia. Ma eh, quando prima ho sentito dire, appunto, eh, che il paese è fallito per colpa dei partiti, di tutti i partiti. Il paese è fallito, per fortuna non è ancora fallito, ma insomma, non è che, che, che siamo stati molto distanti da finire come la Grecia, è fallito per colpa di certi partiti dei padroni. Quindi voglio dire, eh, chi è che ha governato, che, e tutti che, che ci ha portato, beh, insomma, tutti insieme non mi pare proprio. Legge, il Porcello l'avete fatto insieme? Chi è che ha votato il PIB? Adesso concello? avete montato, votato per 13 dai, mesi per... Monti insieme, compreso ieri, cosa viene a dirmi? PD no. e PDL hanno ma, votato ma Monti, Monti ieri. Ho fiducia, capito, ma Monti chi di, ma chi, stabilità. Chi c'era prima, prima di Monti? Chi c'era prima di Monti? Per 13 mesi avete votato Monti, tutti questi provvedimenti di tassazione, l'IMU l'avete votata voi del PD, con è quelli vero, del PDL. E la gente non vero, riesce ad arrivare a È vero, fin vero no, a fine è vero, mese. Ma adesso giustamente ci candidiamo con un programma per. Che programma? Vabbè, allora eh, ma voglio dire anche questa cosa che eh, guai chiamarlo partito perché siamo un movimento, cioè anche qua sinceramente eh, mi, pare, mi sembrano tanti discorsi di Beppe Grillo e poi vediamo anche eh, le, le, le pseudo primarie di Beppe Grillo come, come finiscono. Insomma, la democrazia all'interno di un movimento, guai a chiamarlo partito per carità, che si fregia di essere quanto di più democratico esista, la democrazia diretta, la democrazia dal, dal basso, eccetera, eccetera. Anche lì voglio dire, eh, non, cioè, se apriamo la, la, la discussione non ne usciamo più. Mm, sinceramente mi sembra che stiamo guardando eh, e, e arrovellandoci sulla forma eh, piuttosto che guardare la sostanza delle, delle questioni. La sostanza. Pref, preferivo molto di più eh, eh, continuare i ragionamenti che si facevano prima su appunto il, il fallimento, ma eh, appunto... Come, come siamo a livello economico, che cosa, che cosa vorremmo fare, che cosa si propongono i, i partiti che si candideranno alle elezioni di febbraio per, per eh, superare questo momento. Mi appassiona molto di più questa discussione qua sinceramente. Certo, benvenuto. Bah, insomma, il titolo era quello che era, che era della serata di questa sera. Mi pare che già l'inquadro de, delineasse una differenza. cioè Non tutti certo. i partiti sono partiti personali, ecco, diciamo, risol, non diciamo né padroni né, né carismatici. Non tutti parte... i partiti sono partiti personali, e non tutti i partiti hanno la stessa storia. Così come le vacche non sono tutte nere, okay? ecco, sul piano invece delle questioni attuali, là ci cioè, sono delle differenze abissali. Io quando sento dire che il debito pubblico italiano è enorme, cioè mi, viene, mi, mi, gira, no, mi girano le palle, ecco lo dico in le, francese, mi girano appeso. le palle nel senso che è esattamente un discorso ideologico, perché no? il, il debito pubblico italiano è enorme e insopportabile in base agli interessi che paghiamo sul debito. Questo è il punto, perché i giapponesi hanno un debito, un PIL. Che è il tre volte quello italiano, hanno un debito che è due volte il mezzo il prodotto interno lordo e però pagano un interesse 0,5%. Per sem la semplice ragione che la banca centrale giapponese interviene sul mercato primario di Questo nessuno lo dice. Un povero disgraziato che guadagna 1500 euro al mese. E si carica un mutuo di 700 euro per comprarsi la casa, diventa disgraziato nel momento in cui invece di pagare l'1,5% paga il 5%. Questo è il problema. Noi siamo sotto scacco della speculazione finanziaria e dell'uso della speculazione finanziaria per abbattere lo Stato sociale europeo almeno nei paesi del sud Europa. Punto. Punto. Cioè, su questa cosa qua. È esattamente quello che la, è successo, la medicina no? No, guardi, io l'ho detto, guardi, mi ricordo due anni fa, un anno e mezzo fa. Abbiamo fatto una trasmissione una sera. C'erano persone molto più autorevoli di me che dicevano che dalla crisi saremmo usciti in tempi brevi. Perché io dicevo, guardate, con queste politiche qua, con le politiche che ci imporanno di fare, la crisi no, non solo usciremo dalla crisi, ma la crisi, come dire, si avviterà su se stessa e imporrà sostanzialmente ulteriori provvedimenti di austerità che a loro volta produrranno ulteriori crisi. Perché questo è il punto, il punto politico la sostanza è che noi abbiamo fatto, con il consenso del PD, del PDL, con, sotto la regia di, Napoleta, di Napolitano dell'Europa, delle politiche pazzesche. Pazzesche perché? Perché hanno sostanzialmente non portato il paese ad uscire dalla crisi, ma l'hanno aggravata la crisi. E, la, e quello che noi oggi vediamo, non sono quasi d'accordo su niente Però con su lei. So. Però sul fatto che la crisi che vedremo fra sei mesi sarà devastante: sarà devastante e c'è ormai una parte di questo paese che non ce la fa più, che è in condizioni stremate lavoratori che, hanno per, che non avranno più, più la cassa integrazione, che non avranno più la cassa integrazione eroga, che non hanno più il posto di lavoro, i disoccupati, i precari. Una marea crescente di gente che non ha più prospettive nel futuro. Questo è il punto. E a questa situazione siamo arrivati perché sono state fatte delle precise scelte e oggi noi abbiamo visto chi è il candidato di, di chi è il candidato Monti. Oggi noi abbiamo visto, Monti è il candidato di quelli di sempre, di quelli che hanno governato questo paese in tutte le epoche storiche e sono quel pezzo della borghesia italiana che in tutte le crisi storiche di questo paese è sempre stata da una certa parte e se l'è sempre cavata in maniera egregia. Cioè, questo è il punto. La, se, la presenza di Monti con Marchione e il nipote di Agnelli allo stabilimento di Maestri è l'apertura la della campagna elettorale di Monti, è chiaro? La di Monti o fiamo. della lista Monti non cambia nulla ed è il chiaro segnale di quelle che sono le scelte strategiche della borghesia finanziaria e industriale che conta in questo paese. Contro lavoratori come piccoli commercianti, artigiani, tutti quelli che dalla mattina alla sera faticano per vivere. L'obiettivo è quello di cosa ingrassare... A se così è, Bevigno, se così sarà, cosa succederà? Perché, succederà. Eh... In questo paese ci sarà un conflitto durissimo, forse non si è ancora capito, ma voi capite che quando la gente non ce la fa più, perde la casa perché non riesce a pagare il mutuo, perde la casa perché li cacciano per lo sfratto, non sanno come arrivare a fine mese, devono andare alla Caritas. O da sua lì per poter mangiare, cosa credete che succeda in questo paese? Che ci sarà un dibattito democratico, una discussione democratica? Rosciamo a cosa succederà? Dalle dichiarazioni? Sei eh. d'accordo poi con quello che diceva e che ha detto no, Messiaen? voglio meglio. precisare una cosa, la discesa in politica di Monti non è stato con Marchionne è stato quando è andato da Assisi. possiamo sì, sì. dire che anche quando è andato no, all'assemblea no. del Partito Popolare no, Europeo? No, insomma, no, eh. no, no, no. Vabbè, io dico no, sono. No. No, ci sono degli interessi precisi e c'è una, una, una necessità di riportare i paesi al centro per taluni, ci sono gruppi certo. di interessi, lobby e in questo caso gli interessi possono anche coincidere. Ma attenzione, io non vorrei demonizzare quelli che sono la classe dei pro, di chi fa produzione, di chi fa attività imprenditoriale perché se no non li andiamo fuori. Esatto. Chi dà i posti di lavoro sono quei cretini imprenditori che si mettono lì e che se sono bravi ce la fanno e se non sono bravi chiudono eh, e pagano di persona. Che poi in Italia c'è stata una usanza di continuare a riempire le tasche di taluni. Vedi la Fiat, questo è un altro paio di maniche, ma l'imprenditore normalmente conta sulle sue capacità, sulla sua creatività, sulla sua capacità di organizzare la propria azienda e da posti di lavoro. Se riuscisse la sinistra in un anno secondo a capire questo concetto e abbassasse il livello di scontro, forse saremmo il paese più felice del mondo perché di imprenditori come quelli italiani non ce ne sono in tutto il pianeta. Io lo garantisco, con la fantasia noi abbiamo costruito aziende da zero, non avevamo materie prime, non avevamo nulla, l'unica materia prima che abbiamo come imprenditori, come italiani e come Veneti è la fantasia e sono i nostri cervelli e basta. Da questo ci siamo messi, io ho visto crescere, faccio un, un esempio banale, Cerea. Sapete com'è nata Cerea? perché d'inverno i contadini non sapevano cosa fare e allora con la sgorbia andavano a, a copiare... Eh, Cos'è la sgorbia? Cos'è cos la sgorbia? Co cos la sgorbia co è, la la è, una, è una, un ferro che serve per, fare, per incidere il legno e quindi fare... Il... Molto affilata, eh, che ha eh, una no, forma... No, no, non lo sapevo. Varie allora... Hanno ha incominciato così, hanno cominciato a vendere le prime sedie, hanno copiato i mobili antichi e hanno fatto un'azienda a livello planetario, eh? Va bene. Lei diceva della di, di riviera del Brenta, Monte le scarpe, no, no, allora Belluna. io le dico, io le dico, sì, oh Montebelluna, Monte allora le spiego chi era, chi era dove c'era la Cina, il figlio di Scarpari, 40 anni, sono un 40 anni di Scarpari, cui... bravo, 50 anni fa, dove era la Cina? Era qua, sulla riviera del Brenta. Il contadino si alzava la mattina e mungeva le vacche, poi si metteva la tuta, andava a lavorare, faceva, faceva l'operaio, tornava a casa, rimetteva a posto la stalla e se c'era da arare andava anche a arare, e li ho visti anche di notte con i fari, va bene, poi andava in letto, faceva figli e la mattina dopo ricominciava da capo. Così è nato il Veneto, eh? così è cresciuto il Veneto, diciamo io l'ho abbreviato, no? ma... Abbiamo visto come è nata Cerea, da un mondo contadino, la riviera della Delta è nata da un mondo contadino perché dalla campagna veniva l'operaio e aveva la possibilità di avere un doppio stipendio, un po' la terra gli dava da mangiare e un po' se la guadagnava in fabbrica. Questa è stata l'Italia degli anni, dal 1945 agli anni 60. E c'è stato il boom economico. Allora, se riusciamo a capire che da niente noi abbiamo creato aziende e che non è nel conflitto che si risolvono i problemi poi i diritti dei lavoratori ci devono essere perché se no l'economia non cresce e eh, se no ci ritroviamo in Cina veramente questo è quello che dovrebbe succedere in Italia tra, la, tra il centro, la destra e la sinistra abbattendo il talune di ideologie ed arrivando finalmente attorno a un tavolo a parlare per fare insieme L'economia italiana Alberto. Ho la pubblicità. Ho la pubblicità. Eh, nel ragionamento concludo, però dico anche, professore, che era più facile partire da niente che partire eh, da oggi. Cioè, una è, volta... facile, no, no, è facile con le parole, cioè, sì, è facile con le parole, perché che di le garantisco io, c'avevo sia... un mio compagno di scuola la, che che molto più alto, che usa... usava, usava le sgalmare, eh. cioè usava le eh. scarpe le, di le scarpe, legno, certo. ecco. ma per non consumarle e nevicava e io ero a Teolo ero sfollato a Teolo veniva a scuola con le sgalmare in mano per non consumarle, camminava sulla neve a piedi nudi, non mi dica che era facile è difficile adesso poter solo immaginare cos'era no no no, dico che non era facile, dico che però quando hai da costruire da zero, devi costruire quando costruisci, non lo so, perché appartamenti non ci che ce altri, ne sono un miliardo, perché faccio perché non ci sono altri interessi, l'Italia andava tutto in quella direzione le famose case fanfani Furono costruite perché ciascun lavoratore, ciascun imprenditore aveva dato una giornata di lavoro in un fondo comune e in questo fondo comune erano venuti fuori soldi sufficienti per costruire le prime case popolari che si chiamavano case Fanfani, perché la legge era fanfani. Bene, devo andare pubblicità poi, però rientro. Eh, io vorrei anche qualche medicina in questo momento, perché sentire è vero Benvenuto, eh, che dicono che poi vengono anche da Alberti che i prossimi sei mesi saranno terribili. Io non vorrei mai che accadessero Adesso è quello che non dovrebbe cadere mi auguro non accada, però dobbiamo dare anche qualche speranza, qualche idea, qualche medicina, perché il dramma lo vediamo e lo viviamo tutti i giorni. Proviamo a vedere anche, non dico tanto positivo, leggermente positivo. A ah, tra poco rimanete con noi. Sì. Ne ricordare abbiamo visto il promo della Damiana Emiliano nella trasmissione TV7, vi ricordo che il giorno di Natale noi saremo qui dalle 10 alle 1 per passare assieme a voi il giorno di Natale alla festa di Natale con uno spettacolo davvero straordinario, verranno ospiti importanti, davvero degli artisti da non perdere, eh, Matteucci, tantissimi altri, quindi seguite il giorno di Natale dalle ore 10 di mattina alle ore 1:30 minuto più, minuto meno, vi faremo passare la mattina di Natale assieme al gruppo TV7 e vi raccomando seguite sempre la nostra emittente. Perché davvero noi siamo felici che voi ci seguiate. C'è la telefonata, sentiamo la prima. Pronto, buonasera, ah, con pronto. chi parliamo e da dove? Eh, da Trieste, Gracco. Gracco da Cracco, Trieste, trieste. ormai lei è un affezionato, Gracco. Eh, delle Io seguo attentamente il, 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 seguo attentamente il pensiero del professor Casem. Lo vedo, lo vedo. Perché l'altra settimana eh, ha parlato della questione meridionale. La questione meridionale in Italia è il peso morto dell'Italia, questo è il problema grosso che non è mai stato risolto sino ad oggi. e Ci sono due autori francesi, Milza e Bernstein, che hanno scritto un, un, un lavoro sul fascismo. Dove viene messo in evidenza che l'Italia meridionale aveva all'epoca, nel 1860, le sue, le sue organizzazioni segrete, mafia, camorra eccetera, e ci sono ancora oggi. L'unità d'Italia è stata fatta, ma il problema non è stato ancora risolto. Questo è il problema di fondo. Berlusconi non è nessuno rispetto a questo problema. Berlusconi è un accidente politico. Per quanto riguarda invece quanto è stato detto prima, quello cioè, se, eh, siamo, se siamo in una, in una situazione di partiti eh, dove ci sono i padroni dei partiti, ci sono sempre stati. Malagodi era un personaggio liberale che, però, del partito ne ha fatto una specie di ufficio bancario. Lui era il direttore e gli altri dovevano girare intorno. La democrazia è cristiana è lo stesso. Però c'erano le assemblee. E poi voglio mettere per inciso quanto ha detto la signora, la signora di Napoli, mi sembra, relativamente alla questione degli ebrei, ha detto, se non mi sbaglio, che l'eliminazione degli ebrei aveva la copertura della legalità. Ma sì, ma la legge era stata fatta però dal regime nazista. Ma dal eh, era punto legale, legato, capito, ma dal punto di sì. un legale Se ma non, non ci sono ma i non valori. Giusto, ma non giusto, quindi. Eh. No. Legale, legale perché è fatta una legge ad hoc dal giazzismo, ma non so. giusto. Non noi legge. parliamo di diritto: il diritto credo, era credo, è diverso dalla legge. Certamente è inalienabile. Noi non lo sentiamo, se bene. Grazie. Il diritto no, è inalienabile perché è connaturato alla persona il diritto. La legge viene fatta invece dalla società, su due aspetti diversi. Grazie, si craco. può violare la legge ed evitare un'illegalità, ma non si può violare il diritto individuale. E quindi sulla questione ebraica, e poi chiarisco, Hitler non è andato al potere perché era un grande genio, è andato al potere perché la banda dei grandi, dei grandi interessi tedeschi, la Farben, Industria chimica, i von Fink che ancora oggi imperversano, che erano quelli dell'Allianz per della münchen per sono loro che hanno messo in piedi l'Italia. Loro hanno dato i quattrini, Grazie. sono loro che hanno voluto la guerra. E quella guerra non è finita perché in Germania, ricordiamoci che ha ragione: giorni fa, chi ha parlato della Smerck, i tedeschi sono ancora oggi vittime del Reich il loro grande mito, sono convinti di essere il paese, il paese che ha il diritto di imperare in Europa. Grazie Cracco, chiedo rapidità Salute. a tutti gentilmente eh, Morosi prima c'è, no no, no no, no, eh, con... intervenire, devo dare i tempi c'è la telefonata, no, poi solo su quello che ha detto dopo, dopo il telespettatore, che do, è importantissimo, dopo ha gliela do, Morosi dopo gliela do. La legittimità, che è una cosa fondamentale, Beh, è un apprezzamento, damo, complimenti gliela... al telespettatore. Sì, gliela do la parola, ci mancherebbe altro, è che abbiamo le telefonate, sentiamo un'altra pronto Buonasera con chi parliamo e da Buonasera, dove? Buonasera direttore, a lei e ai suoi ospiti. Luciano Dall'Ignago, seguo sempre con amore la vostra e trasmissione. E io la ringrazio. Allora, volevo dire intanto al signore, quello diciamo il professore là che parlava delle sgalmare, siccome sono un veronese e mi fa molto piacere sentire queste cose. Il suo amico veniva giù con le sgalmare, che in veronese dicemmo sgiavare. Noi, che con quasi 70 anni, mettevamo le brocche per non consumarle. Ha capito, professore? Ecco, questo è vero, un dettaglio a parte. Però, quello che, che volevo dire è che, se avviciniamo alle feste, noi pensionati, dopo aver lavorato una vita, io, che, che l'ho già detto, che ho fatto un immigrante, mia moglie è 30 anni, con tanti sacrifici e sempre in bicicletta per fare una casetta, la prima rapina dell'IMU, questa rapina a mano armata. Poi, la seconda rapina, signori, che. Alla sera dobbiamo chiudersi in casa perché ci sono bande che ci vengono a rapinare. Mia mamma, che faceva il chirichetto da bambino, mi ha insegnato ad andare a letto con la corona. Adesso ho 70 anni devo andare a letto, scusatemi che sono le feste con il coltello, per difendermi in casa. Ma come me ci sono amici, parenti, tutta la gente sta così. E mi meraviglio con tutto l'amore diciamo, e il mio senso umano. Eh, il signor Panera veramente dovrebbe invece di fare il sciopero della fame per i delinquenti stranieri italiani, dovrebbe fare il sciopero della fame della povera gente che è stata battuta, calpestata nelle case come i miei parenti, e addirittura uccidere. Per uomo li deve vergognarsi da essere al mondo. Vergognarsi Napolitano e compagni che li vanno a prendere la mano, che vanno nelle case dei nostri amici e parenti. Parlo solamente del Veneto, per non parlare di tutta l'Italia. Battuti, sequestrati, come Verona l'altro giorno, una porra vecchia di 80 anni. È stato, è stato, stato chiaro sulla Che l'ha picchiata a morte per 20 euro. È stato chiaro, c'è anche il problema della no, sicurezza del. Grazie, devo... vi buone feste. grazie che, spagnolo, anche a fam... Renfondo. Grazie, non farà lasciamo butto. stare così. Eh, Usiamo terra. abbiamo capito, il senso del anche il ragionamento della sicurezza è un ragionamento da non sottovalutare perché davvero si sta vivendo anche in un periodo eh, difficile, oltre già difficile, anche di terrore eh, di certe famiglie che vivono con l'incubo di essere eh, sicuramente. Eh... Eh, come si può dire eh, viste, non viste, cioè che qualcuno arrivi eh, di sera non mi veniva la parola per, eh, per spiegarlo, che qualcuno venga all'interno venga a derubare appunto queste famiglie. Allora andiamo a vedere, eh, prima di continuare il ragionamento con Gianno, le proiezioni di voto, Monti è andato dal eh, Presidente della Repubblica dopo l'approvazione eh, della legge finanziaria o del patto di stabilità come meglio volete definirlo e eh, ha detto ha dato la dimissione e quindi si andrà al voto. Sembra che la data, anche se Berlusconi ha chiesto un invio, eh, sarà, dovrebbe essere il 24 di febbraio, staremo a vedere se sarà quello. Oggi noi abbiamo fatto un rapporto, questi sono dati di oggi, l'intenzione di voto di oggi, vedete 21 dicembre, rapportate anche quelle di una settimana fa per vedere quanto c'è stato di diminuzione o aumento nei vari partiti. Iniziamo, allora il PD è il 30,1%, era una settimana fa il 31, ha perso un punto, il Movimento 5 Stelle era il 18,5, era il 19, ha perso mezzo punto, il PDL è da 15,8 al 16,5 Verso il 07, la Lega Nord 6264-02, il CER 5455-01, l'UDICI 4954-05. e eh, Fino a qui hanno perso tutti, verso la Terza Repubblica ha preso un più 1,1. È andato al 2,8. Fermare il declino, ovviamente sono partiti minori, però noi li leggiamo tutti per correttezza. 2,1 era il 2,5. Rifondazione Comunista l'1,8. Eh, benvenuti, siete rimasti tali e quali la settimana scorsa. Lei, I voti si contano nell'urna, no? I sondaggi. Vabbè, insomma, abbiamo, i sondaggi hanno il loro peso c'è sì, eh, chi fa una campagna elettorale no. e le strategie su questi sondaggi no, no, eh, l'Italia dei Valori 1,7 no, ha perso il 0,3% per nel eh, per andiamo le nella le pagina le 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 successiva le se la regia... ecco qui il Fli 1,7 era l'1,9 la destra 1,6 era l'1 Vista Bonino 1,5%, era 0,9%, aumentata, Movimento Arancione ovviamente di Ingrao e del eh, Presidente della Regione in Ingroia. Ingroia, scusatemi Ingrao perché mamma mia, era un altro personaggio politico importante, chiedo scusa, Ingroia, sì, con il magistrato Ingroia, e era all'1,3%, era 0,5%, il PSI 0,7%, i Verdi 0,2%, L'API 0,2%, altri il centrodestra 2,3%, altri centrosinistra 0,1% e altri l'1,1% eh, quelli che non dovrebbero andare a votare, da questo eh, sondaggio che abbiamo messo, è quasi il 40% delle, eh, degli italiani. Queste sono le intenzioni di voto. Eh, praticamente inizio... ci ha detto che siamo al 5% insomma. perché? <ride> perché? Perché... Sì, in... Perché lei ha dato l'indicazione di voto sui singoli partiti, e per esempio il Movimento ar Arancione, I IDV e probabilmente la Fondazione e altro, che si forse si ri riuniranno sotto, sotto, no? la, sotto la, la, la candidatura sì, però, a Premier di siamo già al 5%. Beh, no? oggi, oggi, <ride> oggi non sono un'intera. Eh? Senza aver cominciato la campagna elettorale, senza essere se, andati in televisione. Se io devo essere sincera però. Ho sempre pensato da persona profondamente di sinistra, ma non legata a vecchi schemi ideologici. Alla tradizione comunista, diciamolo così. Eh, dai, ecco. Diciamola non è così, di ma sono, non, è, non è un fatto personale: non sei, sei lo di sai, sinistra, no. ma non sei comunista esatto. Eh, eh, eh. Non sono legata a schemi eh, ideologici, eh. non lo sono mai stato. Una strutturale eh, della è società. anche una questione anagrafica, molto probabilmente. Ma non credo, Bene, dai. stavo dicendo. Eh, in... Stavo dicendo questo: che secondo me. Sarebbe il momento, visto che si sta pensando alla candidatura di Monti, di costruire un'alternativa che sia chiara per i cittadini. Perché io credo che se il Partito Democratico è il primo partito attualmente nelle preferenze dei cittadini, è perché riveste anche, nel... a parte che è l'unico partito, un attimo, strutturato e che quindi ci dà una certa... Eh, solidità in questo momento ma credo che rivesta anche nell'immaginario collettivo l'idea ecco di essere qualcosa di alternativo a monti infatti il governo tecnico come si spiega si spiega per dire guarda non sono io che sarei di sinistra che prendo certe decisioni lo fa il governo tecnico allora Bersani perché sta facendo questa logica perché andava bene il ragionamento di Bersani intanto in quanto Monti non si candidava. Ma se oggi Monti si candida, poi è evidente che sulle urne vincerà, no? E faranno... Ci, ci sono delle politiche tali per cui alla fine qualcuno rimarrà fuori e qualcuno rimarrà Norduolo, dentro. Narduolo? Perché Narduolo? Perché? Fa, fa, e, e finisco... So, e dico soltanto questo. Oggi in Italia abbiamo ancora un sistema maggioritario. La logica per cui si è detto che non si andava alle elezioni subito... <ride> Era per cambiare il sistema elettorale. È finita la legislatura, si va a votare con questo sistema elettorale che, e... che nessuno l'ha cambiato, nessuno voleva cambiare Questo sistema elettorale che si chiama maggioritario, si ragiona per la logica dei poli, no? Allora, se io do già, non c'è il proporzionale, non c'è che se tu prendi 5 voti e tu ne prendi 10, tu hai uno e tu hai due. C'è un'altra cosa, c'è che se tu prendi 10 voti, tu hai di più rispetto ai dieci voti che rappresenti perché c'è il maggioritario perché si voleva dare questa forza al polo di alternativa però di Napoli nessuno ha voluto cambiare questa non legge elettorale tanto bistrattata e tanto eh, criticata nessuno l'ha voluto cambiare né destra né Beh, sinistra non, a, cioè... non abbiamo voluto cambiarla non... sa perché non si cambia la legge elettorale? Ah, perché sta bene capito. a tutti presumo certo perché, perché sta bene non a tutti. si sa non si sa effettivamente cosa, qual è il risponso delle urne ecco. e di fatto possiamo inserire nelle liste chi vogliamo i partiti perché è, sono i partiti che decidono le liste e non, non, è, non sono e le persone e quindi tutti, tutti la criticano però eh, questa, eh, questa rimarrà se eh, come sembra nei sondaggi vincerà la sinistra magari voi un giorno potreste cambiare questa legge elettorale se tanto eh, no, malvagia è i partiti sono in conflitto di interesse con la legge elettorale? Indubbiamente. I capi dei partiti? C'è poco da fare. I capi dei partiti? No. Mm. Sì, I padroni dei partiti. Dai. Eh sì, se possono. Certo, no, non stia a fare la difficile, poi intervenire quando vuole. Non stia, che dopo non fai il discorso. Come detto la prima volta, che prendendo le misure. esca da qui, magari di che non, non, può, non, la può, la non, la non ho parlato. Può intervenire quando vuole, la prego. Ci mancherebbe. Eh, no, appunto, le cose da fare sono, sono tantissime e sappiamo che non, non si fanno con uno schiocco di dita. Quindi anche qua eh, è vero, ci sono stati mh, dei, dei rimpalli sulla, sulla modifica della legge elettorale, e, però, insomma, ci sono anche delle responsabilità, voglio dire, e anche qua. Eh, Torno a dire che insomma il centro-destra è ancora... che ci responsabilità, è vero, però con la volontà anche dell'opposizione di tutti si poteva. A ritroso nel tempo, cambiarla, bastava un po' di volontà di tutti, mi, sa, eh. mi dà l'impressione okay, che okay. nel sentire ragionamenti vada bene a tutti questa legge elettorale qui dunque eh, almeno a parole a, cioè a parole no, a fatti va bene a tutti insomma, eh. mm -hmm. Vabbè, se ci andava bene appunto, continuavamo a fare a decidere nelle segrete stanze chi andava poi in Parlamento e eravamo a posto così insomma però eh, vedo che ci siamo impegnati per, per trovare un sistema diverso, Grazie. alternativo per per cercare di metterci una pezza, quantomeno. È chiaro che una delle prime cose che Bersani ha detto che verrà fatta, un'altra cosa per cui siamo continuamente attaccati è appunto mettiamo mano a questo conflitto di interessi. Eh, se, sì, però ripeto anch'io come Benvenuto non sono amante dei sondaggi, perciò insomma però mi rendo conto che è su questo anche che ragioniamo. Se eh, il, il PD, insomma la coalizione mm, PD-SEL eh, eh, vedremo insomma Api, questo è il problema. Facciamo dei due conti della SERVA, si dice, però eh, sono importanti sì. quelli. Se vediamo, allora PD sì. che è al 30. 30%, insomma 30,1, poi si è che al 5,4%, 5,5%, poi stava dicendo. Sì, c'è appunto Api. E, quindi, e Vedremo anche qui Donati, insomma, cosa deciderà di fare. Sì, eh, so, no, so che stava ragionando con Tabacci, insomma, comunque vedremo. Eh, se questo, anche a Monti? questo sarà, beh, Monti, eh, Monti, voglio dire, eh, se ha deciso di candidarsi. Eh, eh, anche qua diventa un po' eh, personalmente. Insomma, trovo un po' stucchevole anche questo atteggiamento. Ad ogni modo se deciderà di candidarsi si candiderà correrà anche lui eh, in, in una competizione in una competizione elettorale e quindi insomma si misurerà eh, detto questo insomma il PD è vero eh, poteva decidere, si poteva decidere di andare alle urne subito un, circa un anno fa insomma grosso modo però anche lì Bersani ha detto a Mh, più volte che, eh, che la sinistra vinca va verso ma non sarebbe stato cioè, allora il PD avrebbe potuto vincere probabilmente anche con, con una percentuale maggiore di questa però allora eh, ci ricordiamo tutti come eravamo ridotti circa un anno fa e adesso non so Ad adesso, la abbiamo raggiunto i massimi livelli Ad eh, adesso, dal punto di vista adesso, del la, lavoro penso che qual erano, eh, erano le tre, vista, i tre punti eh, eh, punti chiave che, per cui so, monti Siamo eh, benissimo, siamo messi si peggio è... di come eravamo partiti. Io credo che sia stato perché? un errore, ma que, questo, è perché, un errore, dare questo perché, a dei tecnici questo che sappiamo la fine, la fine No, ma è la non, la non è che volevo interrompere, è che questo è perché, è la, e sono, cosa, perché e sono sono anche i punti del programma del Partito Democratico per cui insomma, anche qui eh, spesso dicono che non abbiamo un programma perché siamo più, più impegnati a litigare al nostro interno, ma voglio dire, i tre punti eh, di Monti cos'erano? Rigore, equità e crescita. Ora, eh, eh, l'abbiamo detto tutti, questa sera ci, ci si è eh, concentrati esclusivamente crescita. sul rigore. Eh. Equità e crescita non sono stati presi e in mano Ma perché l'avete notato? Benissimo. Perché allora, Perché allora facevamo tutti, la fine della eh, Narduola, Grecia? No, okay. allora, C'è sempre votazione. Eh, Narduolo, le spiego. Non sto accusando lei. Ah, ci no, ne ne è ne faccio, scusi, le faccio. Che fine ha fatto lo dire, la Narduola, Grecia? Che fine ha fatto? Doveva fallire la Grecia. Narduolo, mi Prego. scusi. Sì, le faccio una domanda: eh, eh. E, e tutti criticano Monti, e, pd, il PD, il CDL, la Lega, tutti criticano Monti. La domanda è però: Monti decideva, ma poi doveva avere l'appoggio dei partiti, e se i partiti non lo votavano, Monti sarebbe uscito, allora andava bene ai partiti quindi io non capisco perché questo accanimento nei confronti di Monti quando poi alla fine hanno i partiti che decidevano più che Monti è solo un piccolo passaggio che tutti si dimenticano e tutti mi sembrano una partita di calcio dove l'unico colpevole è l'arbitro mi sembra un attimino un po' riduttivo come ragionamento allora, io dico, io sono del PD, io del PDL o della Lega, io non voglio fare eh, cerco di essere in mezzo alla cosa però dico, siamo noi che votiamo Monti e quindi siamo noi i responsabili o i meritevoli di quello che farà Monti perché nel momento in cui Monchi farà male, non lo votiamo. È una domanda la mia. Eh? Certo, ma eh, torno a ripetere: c'erano delle misure drastiche da prendere immediatamente. E quindi. Eh... Non... uno si prende la responsabilità va alle elezioni e vince eh, esatto, ma quindi ma non è che noi ci presentiamo alle elezioni e, e appunto, dicendo no, non è vero che abbiamo votato l'Imo abbiamo votato, abbiamo votato eh, la legistabilità la spendere view eccetera cioè, è, è vero, è stato fatto questo perché? Perché era necessario farlo Okay. È perché Detto accusate qu... tutti i Monti? Non dico Detto il PD, qu... dico tutti. Tutti accusano Monti. Mi domando: Molto veramente avete ragione, tutti. Non sto discutendo né prendendo la parte di nessuno. Necessario. cerco di essere sopra della parte. Sì, Dio, eh, Dio, 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 allora, eh, allora, Dio lo vuole perché tutti si prendono di Dio? Alberti, Dio lo vuole, altrimenti i mercati ci cioè, bastonano. Dio lo vuole. È come Giove la, che, che tuona. È come Giove che tuona. Di Napoli, sta parlando uno alla volta. Di Napoli, sta parlando per nuovo Sta eh, poi c'è Zanon, basta poi c'è altro un... no, perché ti vento idrofobo. No, la domanda è: storia. benvenuto. Se vuoi terminare il concetto, la domanda è che uno si pone: un, il cittadino comune si pone, sì, tutti sono arrabbiati con Monti, però Monti è lì perché sono i partiti che l'hanno messo mica. Io sono assolutamente no, 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 d'accordo no, con no. lei. Tanto no, no, cioè, vorrei capire, vuoi, non, non so ma, le alternative... Lo, la, i voti che gliela ha dati. So. Cioè, eh. Vogliamo capire perché? Mi pare che, vediamo, guardiamo l'attore Torre e diciamo che la torre di Pisa, non ho capito, Monti è stato messo su dal Presidente della Repubblica no? cioè. e l'ha voluto di e mi sembra che Napolitano fosse iscritto a partiti di destra, giusto? Mi sì, spiego sì. su questo, sono e allora, sì. fare. ma poi le leggi le, 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 le fanno passare, le governo, le, le, le... istituzioni. La fiducia no, no, la fa no, passare il Parlamento o no? Non ho mai capito quanto di sinistra e quanto di destra ci fosse nell'approvazione delle leggi di Monti. C'erano tutti. Esatto. Ma siccome la maggioranza era di destra poteva passare tranquillamente senza la sinistra, ma siccome la sinistra aveva paura che la destra non ce la facesse, ci metteva il voto. E quindi erano tutti allora. d'accordo? La loro sinistra, perché la mia sinistra no. Dice no, però io eravamo tutti d'accordo. Tutti d'accordo, perché loro non, dico, non, no, non, non, no, perché loro non hanno cose. votato nessuno di quei provvedimenti. No, sì, perché noi non abbiamo mai votato. No, bisogna essere precisi, due perché un'opposizione in Parlamento c'è stata, quella dell'Italia dei Valori, anche Bossa, Boss. quella della Lega, una la Lega. Da destra è una della sinistra, mi scusi, Begnu, mi scusi, tutti, tutti, dai, tutti ha ragione. Begnu, volevo no, dire: no, no, i no, due partiti, i due partiti in maggioranza, anche quelli anche che hanno la maggioranza, anche lui, eh, ci ecco, anche anche dico sì, PDL e PD, dico tutti quando intendevo i due partiti in maggioranza. Ma Italia dei Valori, ha diritto di prima di decidere, le faccio vedere un'altra sfida. Nel ragionamento di Monti, perché poi stiamo vedendo, Monti si candida. No, no, lo deciderà domani, dopodomani. Domenica parlerà ai eh, cittadini. Noi abbiamo preparato una scheda, due schede anzi eh, dei futuri seggi Parlamento con o senza Monti. Andiamo a vedere chi è il reggiero. Allora, questo è lo scenario 1. Stima di seggi con Monti eh, per il centro. Vedete: il PD eh, più SEL avrà in Camera 340 eh, deputati, al Senato 152, il PD invece più il PDL, pdl, pdl la manca la LC, sì. PDL più Lega più Destra 105 in Camera e 88 al Senato. L'UDC, chiedo scusa perché sono un po' e vedo il riflesso, UDC più flip, più Italia Futura 85 alla Camera, 37 al Senato. E il Movimento 5 Stelle 63 alla Camera, 24 al Senato. E üm, federazione, federazione Sinistra Italia dei Valori, gli Arancioni che è di Incroia, non vorrei mai dire di nuovo in di De Magistris. Di De Magistris anche, il eh, presidente della campagna più i Verdi 21 alla Camera 5 al Senato, gli altri 4 alla Camera 3 al Senato. Andiamo invece a vedere il secondo scenario: eh, la stima di seggi senza monti. Eccola qui: PD più 340 alla Camera, 150 al Senato, PDL Lega a destra mm -hmm. 135 alla Camera, 100 al Senato, UDC Fli Italia Futura 55-23, il movimento 5 Stelle 61-23. Più o meno siamo lì, eh. Eh, non è che ci siano molte variazioni, eh, tra i valori l'Alzunia e FS, i Verdi 23,6, gli altri 4,3. Ecco, questo è lo scenario con eh, Monti eh, candidato oppure i seggi senza eh, Monti. Eh, sì, io volevo... Sono d'accordo sulle valutazioni ma anche le considerazioni che sono state fatte soprattutto sul passaggio. Quando si è insediato il governo oh, Monti c'è stata una volontà che andava al di là. Delle scelte che poteva fare il Parlamento e anche delle scelte che, che hanno fatto i partiti. Lo dico perché eh, sicuramente eh, Napolitano e alcuni, la finanza, eh, diciamo, il, il grande capitale, hanno trovato in Monti un punto di riferimento e non a caso Monti scenderà in campo, annuncerà di scendere in campo, con, eh, so sorretto da. In realtà ben precise quindi non è vero che non ci sono i sostenitori eh, di Monti anzi saranno ben visibili Fale, Zerone, e almeno questa volta ci troveremo alcune forze in campo e vedremo eh, potranno pesarsi e, e questo ma, Zano, ma perché secondo lei no la lascio continuare sì. eh, Monti fino a ieri o fino all'altro giorno ha detto io non mi candido, non voglio più sapere eh poi... eh, e poi era, secondo me è stato costretto da determinate realtà a mettersi in campo perché gli interessi in questo momento secondo me sono enormi, la partita Italia è enorme, il sistema che in molti casi dovrebbe essere riformato e messo in discussione in questo momento è a rischio per determinati poteri. E io credo che in questo momento, oh, tra l'altro, ci sarà un'ulteriore una, un fluidità perché nasceranno realtà nuove e ci sarà anche un motivo per fare delle valutazioni oggettive, mi auguro, anche su questa esperienza di eh, governo tecnico. Perché prima facevamo, facevamo riferimento al fatto che questo governo è stato il governo del rigore, ma ha aumentato le tasse, ha, si è, è aumentata la disoccupazione, ma è aumentato, ci sono dati ormai forniti. Eh, eh, da, da, da fonti di sinistra e anche di destra ha aumentato anche il debito pubblico cioè se era quello l'obiettivo per cui doveva stare in piedi non è stato raggiunto neppure quello perché eh, l'abolizione degli, degli enti intermedi non è avvenuta tante misure che potevano essere compiute e sicuramente si era nella possibilità di, di attivare un percorso serio non, non c'è stata quindi dobbiamo anche tener conto eh, di questo fattore che io credo Porti eh, figure, persone a fare scelte completamente diverse. Io, qualcuno mi, mi sollecitava di fare questo esempio: adesso ognuno ha il telefonino, eh, è invogliato da un sistema di mercato anche viziato. Eh, e sappiamo benissimo che, che sistema è, a cambiare operatore telefonico perché eh, ovvio, eh, insegue le offerte del momento. Ho l'impressione che questa campagna elettorale sarà, sarà così, cioè ci sarà un'offerta un dei vari partiti, ognuno tenterà di, di offrire la migliore. Il problema che io credo vada a posto è capire se invece ci sarà... La garanzia di governabilità di questo paese, cioè se questo paese avrà una maggioranza sufficiente per non, dare, a non andare alle urne tra, tra, tra qualche mese a, a seguire le elezioni. questo secondo me, è una valutazione che deve essere fatta e io mi auguro che in questa campagna elettorale, nonostante ovviamente i candidati saranno scelti dai pochi intimi che faranno le liste. Ci siano anche coloro che potranno in qualche maniera induare all'interno delle liste le persone, perché poi eh, o le persone che verranno poste in condizione di, di essere elette augurandoci che questa legislatura non sia una legislatura inutile secondo o... Alberti, secondo te Alberti allora, eh, sarà sempre Monti il presidente del Consiglio il prossimo allora, presidente del consiglio. Intanto io personalmente eh, prendo l'occasione per fare una brutta figura in pubblico, non sono così convinto che Monti si ricandiderà. Anzi, io sono convinto del contrario. Detto questo. Chiunque? Perché? perché non credo che gli convenga a lui personalmente. Eh, detto questo, però, se allunghiamo un attimo la visuale al prossimo governo, eh, io credo che ci sia un tema fondamentale che è un po' sfuggito stasera, ma lo riprendo ripartendo dall'osservazione di Paolo Benvenu, al quale in francese l'ha detto, gli giravano le balle parlando del debito pubblico. Non ho capito perché. Ma torniamo un attimo lì. Il Giappone hanno i tassi vicino allo zero. Attenzione a non enfatizzare, so che non è lei certamente che enfatizza la leva finanziaria, però colgo l'occasione per dirlo. Il Giappone ha tassi zero da 15 anni e più. La macchina giapponese è ferma ora come allora. L'Italia dei bei tempi, della, quella della Milano da bere. Cito un dato solo per rendere l'idea. 1984 i botte erano al 16%, l'inflazione era al 20%, oscillava 20, 21, 22, quella era eh, la situazione che avevamo allora ai bei tempi andati. Cosa voglio dire con tutto questo? Che è vero che i tassi di interesse contano, ma non, sono, non è lo spread la questione principale di cui dovrà occuparsi il nuovo governo. Contano, ma non sono quelli veri problemi Il vero problema non è La famiglia. Non dice che lo spreco è Non, non mettermi in bocca queste cose sacrileghe. facendo allora, quello che dice lei Alberto. La, eh, no, devo completare per prendere le allora distanze. Per, devo prendere le distanze qui. Eh, la questione non è la famiglia che non, ha, non riesce a pagare il 5%, la questione è una famiglia che si regge su 700 euro di reddito, perché prima avevano due redditi, marito e moglie e una figlia che magari aveva studiato e poteva andare a lavorare. Oggi uno di quei due redditi è andato a farsi benedire, la ragazza è tornata a casa perché non, ha, non trova lavoro e questa famiglia è inchiodata. Questo è il problema. Allora, siccome il PIL, il prodotto interno lordo, se continua a diminuire, è una torta che cala e la fetta da tagliare è sempre più grossa, quindi parlo fuori da metafore, se no divento come Bersani. Eh, la torta, se è più piccola, la fetta va sempre più grande, quindi tasse in più. Il nuovo governo dovrà occuparsi di lavoro. Questa è l'agenda. Non Monti, l'agenda Alberti la posso fare una guasconata. Il eh, lavoro, perché dal lavoro passa il reddito e se non c'è reddito non si fa niente. Se non c'è reddito, attenzione, non c'è la dignità, l'uguaglianza fra le persone, si perde tutto. Quindi chiunque sarà a capo del governo dovrà ripartire da qua. Non ci sono soluzioni alternative. Lavoro per liberare risorse enorme, professor Casen, che questo Paese ha, ma una politica di lavoro lungimirante, seria, eh, che selezioni le spese dove vanno investite. In un Paese che ha mille risorse, mille, ne cito una sola, e il patrimonio artistico e culturale sarà un mio chiodo fisso, ma questo è il Paese che ha le le maggiori attrattive di paesaggio e di cultura al mondo. Morosi, certo, Morosi. Sì, due considerazioni, perché mi pare che eh, qui ci siamo dimenticati che il governo Monti, che lui oggi ha definito nel suo percorso i 13 mesi, testualmente, immagino che domani prenderà le prime pagine dei giornali, 13 mesi difficili ma affascinanti. <ride> Io non so con che coraggio a cosa pensava più che altro forse quando ha detto affascinanti, difficili sicuramente per i cittadini, affascinanti forse per lui sì. perché ha ambizioni alla Presidenza della Repubblica o alla Commissione europea o altre cose che eh, non interessano i cittadini. Ma la cosa che non dobbiamo dimenticare, qui mi inserisco sul suo ragionamento, che è un ragionamento di prospettiva, cosa accadrà dopo, ho sentito anche Zanon parlare, cioè fra sei mesi poi si può andare a votare nuovamente, perché non credo che ci sia la bacchetta magica di Bersani se vince Bersani. Io mi, mi, ma ci siamo interrogati su un fatto che questo governo in 13 mesi, governo di tecnici, e qua sono d'accordo con il professor Casene che è eh, eh, pseudotecnico. Questo è il governo politico per Antonomasia, forse il governo più politico da quando esiste, esiste la Repubblica Italiana. Di tutti i suoi provvedimenti neanche il 20% è riuscito ad attuarli. Ed era un governo di tecnici che doveva avere il controllo di quella che è la burocrazia tecnica che ha il suo Ministero. Quindi vuol dire che l'Italia non è neanche in mano di chi ha o pensa di avere. Posso, posso suggerirle che aveva che... la maggioranza più ampia mai, beh, vista, mai avuta, mai beh, vista sì, dall'inizio dall della Costituzione ad oggi. Aveva le due compagini, tutto eccezionale meno, meno l'IDV e allora, meno e Perfetto, meno aggiungiamo anche che dal punto di vista parlamentare aveva una maggioranza che lo ha votato fino a ieri. Certo. Ieri pomeriggio hanno votato le, la fiducia sulla legge di stabilità. La legge <ride> legge tenga presente che ha dato le dimissioni non in Parlamento, le ha da un'altra parte. Più. Anche... Neanche, neanche il garbo di tornare in Parlamento a dare dimissioni. Allora, questo aspetto qua non è secondario. È un aspetto che vuol dire, quando io dicevo prima, con un'espressione molto grave e greve, che lo Stato è fallito, l'hanno scritto anche vari editorialisti sui, sui maggiori quotidiani. Il aver attuato in 13 mesi, che non sono 13 settimane, 13 mesi è un tempo abbastanza ampio, con una maggioranza, come diceva il professor Cade, mai vista prima. Avere attuato solo il 20% i provvedimenti vuol dire che c'è un blocco della burocrazia all'interno degli stessi ministeri, di questo apparato dello Stato che ormai è fallito, che non cambierà nessuno. Almeno in America hanno, hanno, hanno la, la, la spoil system quando viene un nuovo presidente cambia le, le, le realtà vitali, i gangli vitali della burocrazia. Da noi invece i burocrati sono diventati ministri che cos'è Catania, il ministro Catania che cos'è se non che cos'è Mangilli, che cos'è sono tutti questi tecnici Tutto che abbiamo ma anche quelli che avevamo prima venivano dalla burocrazia questo è un paese bloccato ma non dico che è fallito, ricordiamoci altre due cose, 16 mesi fa la BCE ha mandato la letterina a Berlusconi, era agosto, no? Vi ricordate? All'inizio di agosto. Entro il 30 settembre devi fare questo, questo e questo. Gli ha detto che cosa doveva fare e come lo doveva fare. Adesso siamo a 16 mesi di distanza, in una riunione del Partito Popolare Europeo, dove c'erano capi di Stato e di Governo. Gli hanno detto agli italiani direttamente, stavolta, perché non c'è più l'interlocutore diretto: se voi sostenete quest'uomo, forse vi teniamo in considerazione. Se votate altri, e qua c'entrava anche Bersani, che infatti è rimasto un po' preso, stupito e preso in contropiede. Altri volevano dire o Bersani o Berlusconi: noi vi tratteremo come meriterete, cioè, com'è? Sostanza la sovranità, concludo proprio. Di la sovranità popolare, interroghiamoci, ha ancora un senso? Questa Italia è riformabile, sì, io pongo ma... delle domande, la risposta è di no. V vorrei correggere un attimo, cioè aggiungere una, una proposizione che ha fatto prima. La comunità europea non ha detto a Berlusconi <coughs> devi fare così, così, così. La Comunità Europea, e mi, mi meraviglio che i giornali non l'abbiano scritto, gli ha ricordato che lui si era impegnato a fare così, così e così. Non è sì, proprio una sì. eh. Compreso Limo, che, sì, che quando lui vedevo. ha proposto di recuperare la situazione economica italiana, eccetera, eccetera, poi. Ma è tipico di Berlusconi, è un distratto, un giorno dice una cosa, poi dice non avete capito nulla, ma il problema è che parlando con i tedeschi, i tedeschi non, non se la mangiano, i, i tedeschi te la rimandano indietro e sono dei puntigliosi, dice tu hai detto così, ti sei pro, promesso, hai promesso alla comunità che doveva fare così, così e così, è tempo che tu lo fai. E per buttare fuori Berlusconi. La Germania ha fatto di quelle porcate da non finire e le stiamo ancora pagando, eh? Perché aveva titoli che andavano contro lo spread e titoli a favore dello spread e a seconda di come funzionava vendeva, comprava titoli nostri per abbassare il reddito o aumentarlo e, 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 e hanno è gestito è loro l'economia. E fortuna che è stato eletto un presidente della BCE italiano, perché altrimenti saremmo stati stecchiti Di, di Napoli. E adesso si Però per io non, me... sono, non riesco a capire la cosa, professore, se eh, mi può dare una spiegazione Tutto giusto per lo scone di qua, e scone di là, però non entra, vuole uscire dal, dal, dalla politica. Poi diceva un giorno, rientro, ma il partito prende 5 punti in più. Ma scusate, cioè, stiamo cioè, facendo comunque... la politica di Capucetto Rosso. Allora, se continuiamo a discutere se era colpa del lupo o se era colpa di qualcos'altro, tra 50 anni saremo ancora a discutere. Bisogna essere concreti, le cose non sono andate così come i giornali scrivono, è un'altra la storia e ci sono troppi interessi sotto. I giornali italiani non parlano, pochi, e quei pochi finiscono con l'averla con Berlusconi. Se, finisse, se smettessero di parlare di questo personaggio, probabilmente sparirebbe da, 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 per sempre. Il problema è che uno diceva. Famoso, parlate male, ma parlate di me. Parlate. Però non parlate mi ha risposto bene. professore. La domanda ho fatto io. Tutto vero, però sta fuori Berlusconi. Eh, il partito scende. Lui si ricalda e il partito prende 5 punti. Cioè, la domanda certo, è come. Comunque... Ai, ai, suoi suoi distanza, ai suoi supporter a, a, a distanza dai. di 70 anni ancora ci sono dei nostalgici di Mussolini, però ne prende allora che, e non ne più. Che, mai... che Mussolini, il poveretto, abbia fatto degli errori fondamentali per cui è finito come è finita e ha portato l'Italia in una certa direzione, e sarebbe interessante fare una trasmissione su questo: su quante falsità sono state messe attorno alla, a quel periodo e quante cose la storia ha trascurato. E sarebbe tutto da ricostruire, e credo che sarebbe una bella trasmissione da come fare indiani, anche con degli storici. Come gli indiani, professore, una volta che li passavano per i veri distori cattivi. Di... È, è vero, di sì. Eh, in effetti, servaggio. riconducendomi al, al discorso sulla burocrazia, che di fatto è una foresta inestricabile che governa effettivamente l'Italia, mm, mi faceva quasi sorridere eh, Giavazzi eh, che sul Corriere scriveva un articolo proprio eh, su quanto sia difficile poter eh, andare a fare delle ristrutturazioni che siano efficaci nel senso della riduzione della spesa, perché è vero che dobbiamo lavorare sul lavoro, ma dobbiamo anche cercare di ridurre le spese, di razionalizzare no? un po' questo nostro paese il quale è veramente fagocitato da una macchina burocratica che riescono a governare non i politici, ma i burocrati, che sono un'altra casta che è, viene messa lì e che di fatto possiede tutte le informazioni tali per capire se qualcosa si può fare e qualcos'altro non si può fare, cioè sono loro che devono. Chiedo scusa un secondo solo per confermare questo chiusura, concetto, eh. brevissimo nella questione che è andata su tutti i giornali della scienziata Ilaria Capua. Certo. Bene, i eh, politici si sono mobilitati, c'è un direttore, quindi un burocrate che ha messo l'alt ed è inamovibile. Una cosa, è una cosa complicata, uh -huh. però devo anche spezzare una lancia perché abbiamo parlato di Catania come, um, come burocrate. Catania eh, ha fatto nel, nel suo tempo, è stato nominato come ministro dell'agricoltura, ha fatto una grande legge, la legge per la salvaguardia del consumo di suolo, che è una cosa di cui proprio eh, nel parlare di rivalutazione della cultura in Italia bisogna cominciare a parlare perché... Eh, consumare bene il suolo agricolo significa anche, innanzitutto, risparmiare perché sappiamo perfettamente che il suolo agricolo curato, eccetera, ehm, rende eh, più facile anche ehm, quelle politiche contro il rischio idraulico. Mm, no? Lavorare la terra la, la rende più... Eh, permeabile e quindi consente anche di ehm, fare una manutenzione che è quanto mai necessaria nel nostro territorio. Noi sappiamo che tante situazioni disastrose accadono non soltanto perché è cambiato il clima, eccetera, ma anche perché l'abbandono della terra crea una serie di problemi. C'è tutto il problema del fatto che l'agricoltura essere, deve essere più competitiva e oggi non lo è, quindi bisogna lavorare anche. Sotto questo punto di vista, poi parlare di conservazione di territorio e di agricoltura e quindi di spendere bene eh, il nostro territorio significa anche dare la possibilità. Di capire come rivalutarlo anche dal punto di vista paesaggistico. Bene. Quindi c'è tutto un mondo, non, so, non tutti i burocrati, in questo caso quello che voglio dire è che Catania come ministro dell'agricoltura è stato un buon ministro, poi non siamo riusciti a fare Bene. niente perché di, di Napoli fatto la chiudo perché la questa cosa sera, non, ripeto, è una eh, puntata che è stata vicino, fatta. Siamo vicino a Natale, volevo chiudere in maniera diversa, poi andrò di là a uh, sentire l'ultima Dov no, vado di là, poi a venite, anche, venite anche, venite lei anche lei voi di tutti di là. Però prima di concludere, visto che è Natale, di solito eh, sto leggendo nei vari quotidiani qualche vigneto, anche eh, nei social network, che gli anni scorsi c'era Babbo Natale che andava nelle famiglie a portare i regali. Quest'anno vedo le vignette all'opposto. Babbo Natale che va a chiedere i regali perché non ne ha. Che regalo farà eh, Gianno a Babbo Natale? Ma io credo... Stare assieme alle persone che soffrono in questo momento sia la cosa più, vivere queste, queste giornate che dovranno per forza essere serene con le persone più deboli, credo che questa sia la, quelle che sono senza lavoro, quelle che in questo momento vivono dei momenti difficili, penso che sia eh, l'atto che ripaga molt, di più di tanti doni che in questo momento che sono sempre meno perché poi abbiamo visto che c'è una. Addirittura un calo di vedi dei parettoni, ma io credo che sia il contatto, la felicità in questo momento che paga i è un segnale, quelli industriali, eh? Quelli industriali. Beh, quelli, vuol dire quelli, che la gente quelli, se li fa, quelli... se ha imparato anche a farsi in casa e come, esatto, come si fa in casa di regola. Che regalo farà Babbo Natale? visto che nei scorsi aveva Babbo Natale che veniva casu e la sua riempiva di regali. Ma io Ci gli farà... spiegherei quali sarebbero i vantaggi di un veneto indipendente, in modo tale che l'anno prossimo lui torni nelle famiglie dei veneti con una saccoccia piena di regali, perché adesso ha la disperazione, un domani con. L'indipendenza porterebbe il sorriso e, e, e tanti bei regali per tutte le famiglie che ne hanno bisogno, per chi è senza lavoro, per chi ha certo. situazioni di sofferenza, grazie a questo governo che ha tassato. Beh, cosa regaliamo a Babbo Natale? No, ma io non voglio regalare niente a Babbo Natale, spero di riuscire a fare in modo che per il giorno di Natale o almeno per fine anno, fine anno, tante famiglie che sono senza riscaldamento, senza acqua calda, visto la battaglia che stiamo facendo ormai da settimane in questa città dove ci sono famiglie con bambini che hanno un anno, sono neonati e sono al freddo finalmente abbiano... a Cegassa APS si decida di aprire i rubinetti invece di, come dire, di dare sontuosi stipendi ai suoi Amministratore. amministratori Amministratore. cacci qualche lira oppure risparmi Alberti, a Babbo Natale cosa regaliamo? Allora, questo mi sembra quasi un Natale di guerra no, eh, Ma non facciamolo passare proprio di guerra Ma ne ne la ne mettiamo però in positivo sì, sì. Eh, perché nella gerla di Babbo Natale io metterei la speranza per il futuro, per un popolo, e la dico alla Benigni, un grande popolo come gli italiani. Professor Casi, cosa regala Babbo Natale? Speranza, fiducia, soprattutto non aspettare le decisioni degli altri, tirarsi sulle le maniche, decidere e aggregarsi. Anche sbagliando non ha importanza, non, non essere assenteisti soprattutto in questo momento in cui tutti devono andare a votare e devono partecipare alla politica giusta o sbagliata che sia, ma bisogna andare. Tutti assieme, di Napoli. Ah, io glielo faccio sempre tutti gli anni, viene a casa mia io gli offro un bicchiere di vino. Adesso quest'anno la provincia ha dato un, un, pre, un premio speciale ai fiori d'arancio dei, dei nostri colli uganei quindi quest'anno gli voglio proprio offrire Quindi il nostro, regala, il nostro dà, vino dei colli. Lei dà Babbo Natale qualcosa che le viene regalato? No, lo compro io. Noi abbiamo dato il premio a questo, a questo avevo... vino. Che... E poi? Gli regalerei anche degli occhiali per vedere bene quello che scrivono i bambini, perché quello che scrivono i bambini. Anche è, il papà è, 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 è anche il nostro futuro, no? Quindi bisogna saper vedere bene e poi andare a colpire esattamente. Narduolo, lei cosa regala a Babbo Natale? Ma gli regalerei, gli regalerei una serie di, di biglietti dove sono scritte parole tipo futuro, speranza, generazione. Eh, scuola, innovazione, ricerca, tutte le cose che eh, appunto la mia generazione vuole che vengano effettivamente fatte. E quindi, insomma, un po' memoria. Per Oramai. ripassare l'anno dopo e effettivamente vedere. Ci io vi, vi ringrazio tutti, vi auguro un Buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie di essere venuti in questa puntata. Oh auguro bello. anche un Buon Natale a tutti i nostri eh, telespettatori. vi e Ringrazio come sempre che eh, ci seguono, ci stanno vicini, state vicini alle televisioni locali perché ne hanno bisogno. Io auguro davvero un Natale sereno, anche se non sembra il periodo, eh, però mi auguro che eh, lo diventi. Saluto Risabetta Corazza, mentre io, Elisabetta, vado nello studio 2, vado a trovare i ragazzi del gruppo. Chiami, chiami la il... canzone. Chiamo i ragazzi del gospel, ci sono i ragazzi, ecco, vengo di là, vado di là con loro, poi venite anche voi di là e facciamo la chiusura tutti assieme, insieme per andare insieme in diretta. Elisabetta? Sì, io intanto, vabbè, oltre a salutare te ringrazio i nostri ospiti e anche tutti i telespettatori da casa, a cui faccio i migliori auguri di buone feste, e buone feste che potete passare con noi. Vi ricordo che il giorno di Natale c'è uno speciale per farvi gli auguri, per farci gli auguri tutti insieme e quindi state sintonizzati sulle nostre frequenze. Sono venuto qui eh, perché siamo Già, in diretta. Eh. A Complimenti a tutti, faccio l'applauso <ride> qui Come davvero molto molto piacere e devo dirvi bravi poi mi siete piaciuti con quella canzone che vi ho richiesto eh, che sarà anche vecchia adattata. però eravate belli sorridenti quindi davvero buon Natale a tutti voi e a tutte le vostre famiglie grazie vi eh, do la sigla di chiusura e adesso arriveranno anche gli ospiti grazie sì, io ancora io ci tenevo solo a dire che eh, il coro è diretto da Tiziana Guerra e io umilmente la sostituisco in questo mese di dicembre perché lei è all'estero quindi questo lavoro è frutto della, del lavoro di Tiziana Ma complimenti ecco. anche a lei allora. grazie grazie ancora grazie Ora, e vi ricordo, e ricordo ai nostri telespettatori, che questo studio questo studio grande, importante, il giorno di Natale sarà strapieno. Il microfono no, ce l'ho qui, ce l'ho qui, professore, ce l'ho qui. Ah, non si sente, mi dicono che si sente ormai. Ce l'ho qui, si sente, ce l'ho qui. Ne ho due microfoni addirittura. Sì, sarà tutto pieno di ospiti, di gente, di pubblico per passare assieme a voi e assieme ai nostri telespettatori 3-4 ore il giorno di Natale, dalle 10 alle 1 guardateci perché sarà una puntata indimenticabile. Auguri, buon Natale a tutti e buone feste.